E ieri abbiamo parlato delle social street, alcuni di voi c'erano, questa nuova forma di collaborazione dal basso tra cittadini. Oggi parliamo di un'altra faccia positiva del paese. C'è stato un momento in cui lo Stato, la famigerata burocrazia, ha deciso di rendere conto ai cittadini e diventare una casa di vetro. In che modo? Rendendo noti e pubblici tutti i suoi dati. È stato chiamato il fenomeno degli open data e della trasparenza amministrativa, che ha rovesciato in un certo qual modo il rapporto tra macchina statale e cittadino, spostando quest'ultimo al centro dell'azione pubblica. Oggi ne parliamo con l'assessore all'innovazione del Comune di Lecce, Alessandro Delli Noci, e con Sergio Talamo del Formez. Prego Alessandro. Grazie a tutti per avermi invitato. Non so se ancora la pubblica amministrazione ha capito cosa sono gli open data, perché sono una cosa, per quanto mi riguarda, un po' diversa dalla trasparenza. Trasparenza magari vi parlerà benissimo. Dottor Talamo, io ritengo che l'open data è un'opportunità anche alla pubblica amministrazione di restituire ai cittadini in maniera aggregata tutti i dati che i cittadini forniscono. Ed è l'opportunità unica che ha la pubblica amministrazione per far dialogare i vari settori. Io faccio professore da 2 anni e mezzo e nella pubblica amministrazione posso dire le mie cose, non a Lecce, la logica del chiudi un occhio. E questa logica del chiudi un occhio ha portato anche alla creazione di un'economia non regolare. Quindi noi abbiamo messo online i dati, questi dati sono stati finalmente utilizzati dalla Polizia Municipale che può verificare se un locale rispetto a un altro ha una tipologia di autorizzazione e può mettere 5 piuttosto che 3 tavolini fuori. E mette nelle condizioni, poi non so se lo fanno, perché questo è un altro fattore, noi non entriamo nel merito, però non si può dire più io non lo sapevo. Questo è un modo per far dialogare la pubblica amministrazione con la pubblica amministrazione. Ho un altro file presente sul nostro dataset, è quello dei B&B a Lecce. Questo file lo stanno riutilizzando diversi operatori turistici per segnalare quali effettivamente sono dei B&B, quali sono delle affittacamere e se i B&B hanno una licenza regolare o meno. Perché sono nati in questi anni tantissimi siti turistici della città, però nella logica che chi più paga, più
più a promozione. E quindi non c'è stata un'informazione esattamente regolare. Ma cosa sono gli open data? Gli open data sono un'opportunità che viene data ai cittadini per generare nuova economia. L'open data non è trasparenza, trasparenza parla, per quanto mi riguarda. Perché al cittadino, poi li mettiamo anche i dati relativi alla trasparenza, deve interessare relativamente se Alessandro Di Noci fa 10 trasferte, ma deve interessare se Alessandro Di Noci in quelle 10 trasferte ha portato delle opportunità e quelle opportunità da riversare sui cittadini. Vi faccio un esempio che, diciamo, che è quello che mi ha spinto a spingere l'acceleratore sull'open data. C'era un imprenditore che mi ha raccontato una storia, che voleva aprire un tabacchino, aveva una licenza, voleva acquistare una licenza, e le licenze per i tabacchini si acquistano, possono essere richieste non solo in base alla distanza di un tabacchino rispetto all'altro, ma in base alla popolazione. Lui ha cercato per 6 mesi, poi un anno e mezzo, di sapere quanti abitanti aveva quel determinato rione per calcolarne la distanza. Noi sapevamo esattamente qual era la distanza, perché è un dato calcolabile a distanza, lo può fare anche diciamo Google Map, ma non sapevamo, non veniva fornito il dato di quanti abitanti c'erano in un determinato rione. In un determinato agglomerato di vie, perché non era neanche un calcolo facile. Questo cittadino, che chiedeva la licenza al Ministero e alla Nona, ha perso talmente tanto tempo che poi ha deciso di investire su altro. Se quel dato fosse stato pubblico, noi oggi avremmo generato una nuova economia. Beh, ma probabilmente non era pubblico perché forse non si conosceva. I dati si conoscono. La pubblica amministrazione ha tutti i dati che servono, tutti. Okay. Qual è il compito oggi della pubblica amministrazione? Ci ha messo tanto la persona in questione a capire, cioè a, come non è riuscito a... Perché la pubblica amministrazione è abituata a organizzare per domande predefinite standard. Nel momento in cui tu vai a chiedere una cosa diversa, dicono, innanzitutto chissà questo che vuole, fammi capire dove vuoi arrivare, che è successo. Cioè, questo è. Cioè, quindi questo approccio. E quindi quando esce una domanda fuori dagli schemi, panico. Ah, ok. Allora. Questa è la diffidenza che dovrebbe forse un attimino. L'open data si può fare solo se la macchina amministrativa conosce cos'è. All'inizio sono riuscito a fare la prima delibera open data perché la macchina amministrativa non sapeva cos'era. Dopodiché hanno capito cos'era e mi hanno iniziato a boicottare. E dopodiché una persona che non ero più io, che è il nostro consulente open data, è andato a spiegare dirigente cos'era l'open data e come poteva non essere lavoro in più, ma solo lavoro diverso. Allora, se diventa lavoro diverso, diventa un metodo differente di lavoro, viene fatto. Se lavoro in più, dicono, già tengo tanto da fare. Allora dobbiamo eliminare questo passaggio. Siamo partiti su vari livelli. Le uniche città che fanno in maniera seria, organizzata, open data, e non in maniera promozionale, sono il Comune di Firenze e il Comune di Matera. Quindi io i primi 6 mesi ho studiato chi lavorava meglio. Poi c'erano altri comuni, Bari, Palermo, eccetera. E quindi ho fatto un'alleanza e un accordo di partenariato con l'associazione, si chiama Wikitalia, che è l'associazione di Riccardo Luna, oggi Digital Champion. E sono andato a trovarlo e ho detto, guarda Riccardo, mi serve una mano, voglio fare questa cosa qua. Ma la cosa che vorrei fare è creare una comunità che chiede alla pubblica amministrazione i dati. Però ho iniziato a lavorare su 2 binari paralleli. Primo, cercare di convincere la pubblica amministrazione a mettere online dei dati, per fare in modo che quella comunità dicesse che quei dati sono appetibili.
Dopodiché ho iniziato a lavorare e quindi loro mi hanno dato una mano, mi hanno messo sul portale, ora vi spiegherò un attimino cosa abbiamo fatto. Siamo partiti con una campagna dirompente, che si chiama Che dati vuoi? Che non ha coinvolto i cittadini, li coinvolgerà, perché diciamo, Capitale Europea della Cultura ci ha un po' scombussolati, no? E quindi fino al 17 saremo un attimino scombussolati, ma da dopo il 17 noi torneremo in tutte le associazioni di categoria a spiegare cosa sono gli open data, a cosa servono e a fare in modo che le associazioni di categoria e poi gli ordini professionali e quindi i cittadini chiedano alla pubblica amministrazione determinati dati, perché io ad oggi ho dimostrato soltanto la volontà della pubblica amministrazione di fare questa operazione e abbiamo messo online in 4 mesi 60 dataset, 60 file sopra a questo portale, che alcuni servono, altri meno, altri forse non servono, ma che potevano essere la dimostrazione che il Comune di Lecce ci crede. Dimostrazione per cui ho chiesto una prova d'amore, diciamo, al sindaco a seguirmi in questa cosa, approvando le linee guida, che anch'esse sono in formato aperto, e le linee guida servono per organizzare la macchina amministrativa in questo nuovo percorso. E l'altra cosa che ho chiesto, e che verrà dato la prossima settimana dopo l'approvazione del bilancio, è che diventi obiettivo di PEG dei dirigenti. Cioè i dirigenti raggiungeranno gli obiettivi, quindi avranno il riconoscimento, incentivi, eccetera, solo e unicamente se avranno prodotto un qualcosa in open data. Questo non l'ha fatto nessuno in Italia, ma non perché volevo la stelletta, perché volevo che questo percorso fosse capito e intrapreso da tutti i settori. Perché se un settore lavora meno degli altri, automaticamente la macchina si ingrippa da qualche parte. E abbiamo iniziato la campagna Che dati vuoi, in una maniera che non la fa la pubblica amministrazione, con un video di Biancaneve che parla in dialetto. Ora ve lo faccio vedere. Spero che si senta l'audio. Le casse, occhio e croce, fermi. Aspetta, no. Allora. Dobbiamo capire dove sono le casse di questo occhio. Sei sicuro? No, quella è l'aereatore. No. Provo un po' a dare l'audio, vediamo se con il microfono ce la facciamo. Ecco. Provo così. No, non è qua. Allora, qua lo scascio. Ah, ok. Antichi pedoli. No, non ci avremo mai di qua. Forse è qua. Sto generando il panico, non sono abituati all'audio. Voglio andare alla realtà, questo è. Ecco. No. Forse sono qua. Forse questa. Si possono far vedere manco dopo. Possono vedere manco quelli proprio. Ma dopo ho altri due video, ma vedo che a questo punto se non c'è l'audio. Non è che questo, vai. Vai. Play.
Vai. Allora, questo era un modo, immaginatevi la riunione con i dirigenti in cui dovevamo spiegare cos'era l'open data, convocati, conferenze di dirigenti, vi faccio vedere il video di Biancaneri. E non è stato, diciamo, banale, però è stato un approccio diverso nello spiegare un nuovo modo di organizzare il lavoro. Lì, al di là delle parole che catturano, tipiche leccesi, tra l'altro l'avevamo realizzato i ragazzi Puglia Smart Lab con i sottotitoli in italiano e inglese, quindi avevano perché doveva avere una determinata diffusione. Però dice, parla molto sulla condivisione della conoscenza, sul condividere le proprie cose per poterle riutilizzare e per fare in modo che vengano utilizzate per fare altro. Questo ha portato la macchina amministrativa a cercare di intuire, ma forse è una cosa che ci può interessare. È un lavoro difficile, ma il lavoro principale per l'open data a Lecce deve ancora iniziare. E vi illustro un attimino cosa abbiamo fatto. Siamo partiti dal basso, proprio con questa logica, abbiamo messo un file aperto, che è disponibile sul sito Open Data Lecce, chiedendo ai cittadini che dati vogliono. E hanno, alcuni cittadini, compilato questo file. Io ritengo che oggi i cittadini non sappiano minimamente cos'è l'Open Data, e che questa è una cosa molto molto di nicchia. Come fa a essere una cosa pubblica? Quando si vede effettivamente qualcosa. Quando qualcuno ha creato una minima economia. E non a caso, questo è un obiettivo anche del governo Renzi. Quindi noi abbiamo creato un portale, abbiamo creato un'applicazione,
e sono scaricabili online tutti questi, questi dati. Dove è stata più difficile la, questo è il portale che spiega cosa sono gli open data. È stata più difficile nel settore urbanistica. Perché? Perché loro sono quelli che hanno più dati di tutti. Hanno i dati di qualsiasi cosa, delle autorizzazioni, ma hanno anche i dati relativi alla viabilità, che la viabilità non ha. Perché dato che stanno redigendo il piano regolatore, hanno questa, questa opportunità. Gli open data possono essere utilizzati in n modi, sono agglomerati in un formato CSV, che è un formato Excel, ma hanno come diciamo, piattaforma principale quella di OpenStreetMap. Cos'è OpenStreetMap? È un portale, è una mappa, tipo voi utilizzate Google Map, però quando riversate qualcosa in Google Map non è di proprietà vostra, ma diventa di proprietà di Google. Lo stesso le mappe dell'iPhone. OpenStreetMap è una mappa dei cittadini che dà molte più informazioni dettagliate. E vi spiego. Provate a confrontare su OpenStreetMap, scrivere Lecce e poi scrivere Brindisi. E cercate la mappa della città. Noi una cosa siamo riusciti a riversare, è tutta la nostra cartografia, formato shape, riversarla in OpenStreetMap. Questo ci consente di vedere la dimensione di ogni singolo palazzo e quindi sovrapporre le autorizzazioni, sovrapporre eventuali abusi edilizi e calcolare qualsiasi possibile modifica. Perché? Perché se poi questa non corrisponde, immaginate che in quest'area, allargatela fino a quando volete, che in quest'area hanno allargato una copertura, noi sovrapponendo le mappe lo riusciamo a calcolare. Non solo. Voi, se andate su Google e volete promuovere un vostro ristorante, un vostro bar, dovete pagare. Su questa mappa no, ognuno inserisce i dati che vuole. Questa mappa, più dati metti, più dati possono essere utilizzati. Vi faccio un esempio rispetto a un hackathon che faremo a novembre. Cos'è l'hackathon? È un evento in cui i cittadini partecipano per inserire informazioni. E l'hackathon sarà sull'accessibilità. Nel centro di Lecce ci sono tantissimi locali che non sono minimamente accessibili ai portatori di handicap. Non hanno i bagni con le autorizzazioni giuste, non hanno i gradini con la rampa, perché sono magari licenze storiche date quando non ci si poneva il problema. Oggi ce lo si pone il problema e la mappa di OpenStreetMap ci consente di valorizzare chi rispetta gli altri, chi rispetta tutti i cittadini. Quindi l'hackathon servirà per insegnare ai cittadini a inserire informazioni su OpenStreetMap. Perché questa mappa si forma solo e unicamente se ci sono dei cittadini che la riversano. Come abbiamo fatto a inserire tutti i dati su OpenStreetMap? Perché ci sono stati 3 ingegneri e 4 geometri, dopo una estenuante battaglia per avere un CD che dava l'ufficio urbanistica a pagamento con la cartografia della città, acquistato questo CD, ho detto al dirigente che era utile metterlo online perché era un file che serviva. Ce l'abbiamo fatta, questo file è online e ci sono state 4 persone che hanno lavorato nell'interesse della comunità, come nell'interesse della comunità è stato creato Wikipedia. Bello, brutto, chiaramente Wikipedia non è la Treccani,
però è uno strumento per cui viene diffusa un'informazione validata dai cittadini. Per cui alcuni cittadini hanno riversato lì sopra la mappa della città. Sì, sì. Vi dovete dare un minuto solo, eh? Per forza. Ehi. Ma dimmi. Ma a Trepuzzi, che devo fare? No, ma li stanno regolando o no? Si stanno regolando o no? Allora, ti chiamo dopo, Paolo. Ti chiamo dopo, è solo lezione, per questo. Va bene? Ciao. Ho risposto solo perché diciamo cioè mia moglie usciva fuori conto e quindi dovevo rispondere. Okay. E quindi stavo facendo l'analisi, vai. Per quanto riguarda il verificare se ci sono stati degli abusi, quella cosa che io di mestiere faccio, le mappe sono georeferenziali. Assolutamente sì. Io metto a disposizione una mappa, poi la mappa la puoi sovrapporre n volte a quello che vuoi. Però è una mappa che non è Google Map, che è ufficiale, e che la puoi sovrapporre al catasto, la puoi sovrapporre al piano regolatore e calcolare quello che vuoi. Ovviamente è un problema che incontriamo con l'ufficio urbanistica. Quando andiamo a sovrapporre una mappa, ci sono parti. Qui tu questo CD lo conosci? Che costa 10 euro. 10 euro. Esatto. Io l'ho comprato. Io pure. Però che l'abbia comprato lui suona strano. Sai perché l'ho comprato? Perché non ci credevo. Però non sono andato io. Ho mandato l'amico a comprarlo. Non ci credevo. E ho verificato questo CD. Questo CD è in formato shape sopra. Ma anche quello viene modificato in linea. Una volta che si presenta una pratica, tu inserisci nuovi contorni all'interno di quella cosa dell'aeroporto, perché i file sono di PG. Infatti la logica pendata è che ci sono dati sempre aggiornati, no? Perché domani mattina tu puoi andare a Airbnb e quel file viene aggiornato. Okay? No, è questa una cosa malissima. Sì, sì. E il senso è proprio questo, dare sempre una mappa aggiornata della città. No? Magari io posso fare un piano particolareggiato, avere una valorizzazione, quindi quel file viene modificato. Automaticamente non viene modificato su strip map, viene modificato su pendata. Su pendata c'è scritto data rilascio e automaticamente dei volontari a loro volta possono decidere di inserire delle informazioni. La città che lavora più su pendata e su strip map è Matera. Provate a vedere Matera con Lecce, vedete quanti esercizi commerciali ci sono georeferenziati di sotto. Credo che andremo verso quella direzione, chiaramente se la comunità cresce, la comunità può contrastare un mercato di proprietà che è quello di Google, se la comunità non cresce è più difficile, perché la comunità non ha le Google Car. Questo è un esempio di riutilizzo dei dati. C'è un cittadino che ha realizzato questo sito che si chiama amolecce.it e che ha ripreso i dati dall'open data, ha ripreso i dati dei pubblici esercizi e li ha mappati sulla città. Mappandoli sulla città ti dice tutti i locali che hanno licenze tipo bar, ristoranti o locali di intrattenimento. Chiaramente questo file lo può riutilizzare la polizia municipale o meno. Questa è un'altra tipologia ed è un'applicazione realizzata da un cittadino sugli incidenti stradali. Questi dati li rielabora e li vende. Rielaborati
sul dove vengono fatti più incidenti, che tipologia di incidente sono, che danni hanno procurato, eccetera. O se non rivendendoli, lui guadagna dal fatto che su Google viene scaricata l'applicazione. Questa è la carta tecnica che vi dicevo. Autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Questi sono due progetti in itinere. Noi in città abbiamo un problema, che tutti organizzano eventi, gli eventi gran parte volte sono sovrapposti, non si riesce ad avere una programmazione. In una città che vuole diventare capitale europea della cultura, innanzitutto si deve conoscere e organizzare tra di loro. E quindi abbiamo creato un portale che si chiama Lecce Events, che sarà online dalla prossima settimana, è già più o meno online, che è una specie di Google Calendar, in cui i cittadini potranno inserire tutti gli eventi che organizzo. Ma vi assicuro che l'ostacolo più difficile ce l'ho con la pubblica amministrazione. Perché? Perché non è organizzata verso questo sistema. Ma la miglior sorpresa in questa comunità che stiamo creando, che lavora in questa maniera, sono proprio i funzionari, che capendone l'opportunità o avendo dei dati li riversano e stanno collaborando. Per esempio, un dato utile per chi organizza eventi è sapere di tutti gli eventi organizzati dal comune di Lecce quanti biglietti sono stati staccati, in che periodo, in che giorno, era un lunedì, un martedì, eccetera, su che tipologia di spettacolo, teatro, concerto, eccetera. Perché se io studio il mercato, io organizzo gli eventi, non lo faccio in base al meteo, in base alla sensazione, ma lo faccio in base al movimento dei cittadini, che magari sono più interessati ad andare a uno spettacolo teatrale il giovedì rispetto a chi alla domenica. E quindi l'analisi dei dati ci consente di programmare. In questo caso ci consente di pubblicizzare un evento molto prima, ci consente a un cittadino X di vedere se c'è già l'evento ANCI per Expo che ci sarà il prossimo sabato in piazza. Allora io al ristorante vedo di organizzare in quell'occasione un evento dentro il mio locale che attira un determinato numero di gente. Quindi investo quei soldi per chiamare una band che mi fa un concertino. Oppure, se so che c'è ANCI per Expo in piazza, e io il mio locale ce l'ho alla periferia, non organizzo in quella data un evento e quindi mi organizzo meglio. O se so che c'è già uno spettacolo di Tony Candeloro all'anfiteatro, non organizzo a Trebuzzi un altro spettacolo, che so che quel target di nicchia me lo porta via. Allora, il senso di Lecce Events è proprio questo, cioè quello di organizzare i cittadini e fare in modo che questi dati siano estraibili nel formato che voglio, in maniera tale che se lui vuole si fa un'applicazione o fa un portale in cui si chiama Lecce Dance e mette online unicamente gli eventi della danza a Lecce, perché i dati sono dei cittadini e possono essere utilizzati come meglio credono. L'altro riguarderà i trasporti, che è una battaglia difficilissima invece. Perché? Perché noi adesso riusciamo a mappare esattamente il passaggio dei bus, perché abbiamo messo un navigatore sopra il bus, e a dare questa informazione sopra le palline intelligenti. Ma la città non ha tante palline intelligenti, ce ne ha poche in alcuni punti, perché le palline intelligenti costano, perché dietro ogni pallina c'è una scheda telefonica che ha un costo. Noi dobbiamo fare in modo di mappare in qualsiasi, dato che abbiamo il dato di dove sta, abbiamo un GPS sopra il bus, dobbiamo fare in modo che questa
informazione arrivi sul nostro smartphone. Non c'è bisogno della padina che ha un costo, perché ognuno di noi ha uno smartphone. Però abbiamo la difficoltà oggi, che siamo in assegnazione di gara, a capire in alcuni punti della città dove si ferma il bus esattamente. Che è un dato difficilissimo. Vi assicuro che è una battaglia che mi sono dato l'obiettivo di vincere entro la fine dell'anno, però è molto difficile. Se voi andate sul sito SGM, il file con le fermate del bus è in PDF e non c'è un numero civico. Se andate su Google e scrivete che volete andare da Piazza Mazzini a Piazza Palio, vi suggerisce di andare a piedi. Perché non c'è quel dato sul dove passa il bus, perché non si sa esattamente dove ferma il bus. Ed è paradossale nel 2014, però sono le cose che è bello scoprire. Però siamo in gara, stiamo indicando esattamente dove passa il bus, inseriremo i dati su Google Transit e lo metteremo online. Io me ne sono reso conto quando avevo realizzato un'applicazione che si chiama Lecce Trasporti e mi dissero ti mandiamo i file in PDF e io dicevo vabbè. Io se vado a Roma dico sono in via Marsala 15, voglio arrivare in piazza Montecitorio e mi dice quanti bus devo prendere, 5 passi a piedi eccetera. Noi quei dati dobbiamo inserire e quindi non l'ho messa online questa applicazione. Però adesso siamo in gara, abbiamo giudicato proprio la settimana scorsa un grande portale che metterà in rete non solo i bus di Lecce, ma i bus STP, i bus Sud-Est, la Cotrap, perché noi abbiamo un sistema di trasporti nella regione Puglia che è fantastico, in cui non riusciamo ad agglomerare non solo i dati, ma non riusciamo a organizzare il sistema di trasporti, quindi molto spesso le tratte sono sovrapposte. Perché mentre in Lombardia c'è la Regione Lombardia con un'unica società che gestisce tutti i trasporti della Regione Lombardia, noi abbiamo N società. Ogni provincia ha la sua società, ogni comune ha la sua società che gestisce i trasporti e quindi non ci passiamo neanche i dati, mettiamo che è impossibile riorganizzarlo. Bene, andiamo avanti. Almeno condividiamo i dati. Il senso di questo portale, in cui a capofila del Comune di Lecce, ma c'è dentro provincia di Brindisi, provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Comune di Bari, serve in maniera tale che un turista arriva a Bari e sa che deve prendere il treno fino a un certo punto, poi può prendere il bus e può arrivare alla sua destinazione. Quindi questo grande portale avrà un'applicazione, cioè, e quindi diciamo, all'interno sono state anche bandite le pensiline. Questo è un lavoro che stiamo facendo, perché noi non dobbiamo dare al cittadino l'alibi del dire tanto il bus non passa. Vede? Ma è un approccio, in realtà il bus passa. Ma il bus passa ogni 40 minuti? Perché? Nella zona in cui va lei, rispetto alla 27 che passa ogni 10 minuti, perché c'è un'utenza che passa ogni 10 minuti la 27? Perché oggi la pubblica amministrazione... No, la 27 è quella Valle Colec. Oggi, visto che ci sono sempre meno soldi per la pubblica amministrazione, la regione, eccetera, noi le linee dobbiamo tagliare. E dobbiamo tagliare se non abbiamo l'utenza. Se riusciamo invece ad avere l'utenza... E quindi prima cosa per avere utenza dobbiamo diffondere informazione, allora forse i bus passa, togliamo dalla mente della persona, tanto il bus non passa. Il bus passa, eppure se passa ogni 40 minuti, tu ti organizzi il lavoro e la tua attività in maniera tale che in quel punto tu lo possa prendere. Cioè a me interessa che a quell'orario che tu hai detto passi. Cioè non mi interessa che passa ogni 40 minuti. Ma se mi hai detto alle 10.20, può arrivare massimo alle 10.25. Se c'è, diciamo, poi possono succedere manifestazioni, blocco del traffico, whatever. Quindi uno aspetta 10 minuti. Però, almeno in Nord Italia funziona così.
uno sa bene che a che ora passa e quindi si organizza la giornata in base a quello che passa. Comunque l'utenza potrebbe essere indotta qualora si trovassero strumenti per ridimensionare il traffico veicolare in città, perché finché tutti per andare in ufficio dalla mattina alle 8 a luna occupiamo un posto in macchina fisso lì e non ci spostiamo da lì, con il pomeriggio la stessa cosa, moltiplicato per n utenti che fanno la stessa cosa con Lecce, ovviamente i servizi di tutti non saranno mai utilizzati a tempo. Invece limito in qualche modo la libertà di prendere la macchina e andare a Lecce. Noi la limitazione la possiamo fare nel momento in cui abbiamo un'alternativa. Io sono per la chiusura totale, ZTL sempre, personalmente. Però mi rendo conto che non è un momento in cui si può fare sperimentazione. No, perché la sperimentazione può portare danni all'economia. Il discorso è aumentiamo l'utenza. Se aumentano i parcheggi. Quindi se apre il parcheggio di fronte alle cantermo noi possiamo chiudere al traffico. Il servizio di trasporto si ridimensiona, c'è l'urgenza, però si logica abbastanza grande. Per aumentare il servizio e mantenere bisogna aumentare l'utenza. Per aumentare l'utenza bisognerebbe indurre l'utenza a non utilizzare le macchine o i servizi pubblici. E come la si incentiva? Prego? Come la si incentiva? Dandogli un'alternativa, no? Sapendo che potranno parcheggiare al parcheggio di fronte all'ufficio di Cantelmo e che c'è un bus che li trasporta direttamente in centro. Questo può essere un senso. L'altra ipotesi è utilizzare comunque i trasporti su gomma che sono taglie da verso Lecce, moduli tra tutti, eccetera, verso Lecce. E se funzionasse? Se funzionasse, purtroppo. Diciamo che, lo dico da parte anche avversa, l'STP... Noi abbiamo la fortuna di avere una metropolitana del Salento su rotaia e se la politica veramente capisse questo, e adesso so che stanno facendo gli investimenti, la sud-est risolverebbe moltissimi dei nostri problemi, perché traccia quasi tutto il Salento e in più vi dico un'assurdità, il Salento negli ultimi 20 anni ha cambiato e potrebbe essere quella una bellissima metropolitana per portare i turisti da Lecce a muoversi. In realtà la domenica è chiusa. E quindi stiamo parlando di, perché era un servizio per portare i lavoratori da un posto all'altro, o le tratte erano in base all'economia, è un servizio che deve essere rivisitato nella sua natura, no? Ma deve essere un modo perché se uno va su quella littorina vede il Salento vero. Ed è un percorso turistico bellissimo. Quando sono di domenica sai che hai molto tempo per farlo. Ah? Sì. Ma devi avere veramente tanto tempo. Va bene, io vi volevo parlare di Open Data, penso più o meno di aver fatto un'illustrazione, speravo che l'illustrazione tecnica la facesse Ernesto Belisario, che è uno dei principali esperti nazionali di Open Data, è uno di quelli che ha lavorato a Lecce. Lui è un lucano, vi consiglio, se avete l'opportunità su YouTube, di vedervi qualche sua lezione. Io da un punto di vista tecnico vi posso aiutare fino a un certo punto, ma volevo che avesse più una curiosità di scoprire cosa sono le open data e dove possono portare. Magari saranno un grande boomerang per il comune di Lecce, però io sono convinto che la strada intrapresa sia quella giusta e che adesso sia nata una comunità attorno. Se nasce una comunità, sono gli stessi appartenenti alla comunità che mi hanno portato a fare un incontro con l'Ordine degli Ingegneri, con l'Ordine dei Geometri. Albo dei Geometri? L'Ordine degli Ingegneri, abbiamo fatto una riunione con tutto il Consiglio in cui ho spiegato questo, dopodiché l'Ordine degli Ingegneri organizzerà a novembre un convegno in maniera tale da spiegare le open data cosa sono gli utenti, ma già ha diramato una nota a tutti gli iscritti all'ordine di segnalare quale tipologia di dati vogliono, perché se la richiesta arriva da un ente o da un interesse anche economico e professionale, allora per me è più facile andare all'urbanistica e dire guarda, mi hanno chiesto l'ordine degli ingegneri. Non me l'ha chiesto Vinco Pallino. E allora si scatena un percorso diverso. Però
non è facile, bisogna trarre, per chiunque lo volesse fare in una propria pubblica amministrazione, non è facile, perché nella vita, non nella pubblica amministrazione, la storia d'Italia ha dimostrato che l'informazione è potere. Io oggi il mondo è cambiato e l'informazione che tu hai è sulla rete e ritengo che la rete è potere, quindi se la gente entra in questa mentalità, la rete è condivisione, quindi aumenta il potere di tutti. E non è una mia visione, diciamo, politica, ma una visione di generazionale di chi è nato con la rete. Grazie a tutti. Ringraziamo Alessandro. Vai. Prego. Noi abbiamo i dati dell'ufficio statistica, ma non abbiamo la lista. Perché noi abbiamo i dati con l'ISA di Reapa. Prima seconda cosa, vi faccio un esempio di un progetto che stiamo facendo che renderemo in open data. Noi ogni anno diciamo che i turisti sono aumentati, sia perché fa un po' figo, ma ad oggi non sappiamo dove sono aumentati, come sono aumentati con l'altro giorno, che fanno, cioè questi dati, non sappiamo nulla, ma non sappiamo soprattutto, mettiamo che li sappiamo, perché qualcuno ci dà, non sappiamo i rischi, ma non è dopo, no? Tu puoi dare, ma non hai altro, e se il comune di Monterrone, uno alloggia a Monterrone alla seduta di provincia? Noi abbiamo questo dato che non riusciamo a percepire. Ma al di là di questo, di quanti ci sono, che questa è una mera curiosità, a me interessa sapere il turista viene a Lecce cosa fa, o arriva alla stazione che fa. E ci siamo posti questo problema a un'Italia che ha avviato su Lecce un progetto sperimentale. Ma a livello nazionale, dove il 60% delle schede fondiche sono telefoniche. Okay. Solo 10 c'è un caso particolare che il 70% delle fondiche sono telefoniche. Ma come dovrai anche immaginare che è buono, perché è un passaparola che quando è nata Wind ha fatto il messaggio gratuito. No, perché seguendo, diciamo, anche la questione, ha potuto unicamente mettere la palla là, che è stata la fatta prima di che cominciasse il telefono, e l'ha fatto su due dorsali, una che parte dal banco commercio, arriva la postura e riporta. Perché gli serviva la palla là? Perché doveva mettere solo la palla là che ripetita per i 4 minuti. Perché ora ha un problema che nel momento in cui tu vai a pensare da troppo, ovviamente hai un eccessivo numero di schedine, la Wind non prende. Allora loro hanno necessità che nell'area centrale si modificasse il segnale per adesso. Però le stazioni radiobase invece di Wind sono più capillari, quindi come stiamo in installazione sono. Però hai un eccessivo, sono più capillari perché hai il 70% d'utenza. Però se questo 70% d'utenza si riversa tutta nel centro, non riesci. Quindi dicevo, abbiamo analizzato un campione di schede di e chiaramente con dati aggregati, perché la parte non ci consente di dire il singolo cittadino, ma abbiamo preso il loro informazione sommaria, perché il presidente Compo non è il
fa legge a novembre, abbiamo preso tutte le schede telefoniche che arrivavano all'aeroporto, quello era il tempo zero, all'aeroporto di Brindisi, all'aeroporto di Bari, all'aeroporto di Brindisi, all'aeroporto di Bari, alla stazione di Lecce, e a un punto tra Bari e Brindisi, cioè immaginando che quella stazione di servizio fosse il punto in cui transitavano le macchine, non so spazio, transitavano le macchine che arrivavano a Salerno, che fanno definito il tempo zero, noi abbiamo scartato tutti quelli che avevano via l'autogiorno, no? Cioè che sono... e abbiamo scartato quelli che restano sempre, quindi abbiamo analizzato quelli che stanno 15 giorni, perché può essere che un turista che affitta la casa 15 giorni, ma 15 giorni, una settimana, 3 giorni, 4 giorni, cioè quelli erano anche... però superare 15 giorni era magari il leggero che era andato fuori e che era ricordato. E abbiamo visto se andavano al grande evento, da dove venivano, cosa facevano, e se invece la visitavano soltanto un giorno, se sono andati alla Montanata da Grignano, e abbiamo analizzato tutto. Ci abbiamo dei dati completi. Questi dati stiamo cercando in forma aggregata di riversarli e di darvi a tutte le promozioni, ma di andare che ti faccio una promozione. Tra l'altro una scoperta simpatica è che gli stranieri che vengono di più vengono dalla Svizzera. Beh, alcuni sono magari sono tutti gente che lavora in Svizzera e che viene a passare sempre lo solo. Perché abbiamo analizzato come grandi eventi la notte dell'Atalanta, perché immaginavamo che la notte ci potesse essere un evento similare, abbiamo analizzato la festa di San Giovanni perché cattura altissimi turisti da fuori a scorrere. Abbiamo analizzato giornate turistiche a campo, molto preparato, e abbiamo analizzato la testa di Sant'Onofre per capire come la volta l'altra si pronto, calici di stelle, eccetera, eccetera, capire come si muovono dove vanno e che dove vanno, è simpatico capire come la volta l'altra arriva, se arrivano col treno, da dove vengono, quindi è un'analisi di dati che stiamo riversando. E oggi è quella più certa perché la scheda telefonica non ce la può capire. Ma la raccolta di questi dati, prende la scheda telefonica, non comporta niente di privacy. Noi abbiamo dati in forma aggregata. Cioè? Cioè sono dati. Io non so tu dove vai a associare. Ok. Ma so che un gruppo di. Cioè se tu sei un caso unico, campione, due campioni. Io prendo pacchetti di 10 e dimmi che la modalità è poi c'è ma noi c'è la gente forma non vorremmo mai cioè solo per le compagnie questo dato ci dà il dato privato sia perché non può fare la legge secondo perché a me se tu singola sei andato a un certo punto a me interessa capire dove va dove hanno blocchi di persone per poter le mie politiche programmatiche. Ancora grazie Alessandro e Rinocchi, passiamo adesso la parola a Alberto Carlo. Buongiorno a tutti, la testimonianza che abbiamo appena sentito penso che sia utile anche, oltre per i contenuti che esprime, anche per una sua caratteristica. Si tratta di una testimonianza profondamente in movimento. Io notavo, mentre Alessandro Delli Noci esponeva le iniziative del Comune, come tutto sia in una fase sperimentale, in una fase di confronto con le effettive esigenze e le effettive utilità. Questo vuol dire che se noi tra 6 mesi facessimo lo stesso confronto avremmo cose nuove, avremmo delle iniziative che magari sono finite in un vicolo cieco e altre che invece sono nate. Questa è la cornice entro cui dobbiamo ragionare, una cornice di una fase di passaggio che può aprire delle dimensioni assolutamente inedite della comunicazione pubblica, che è oggi l'argomento della mia relazione, la comunicazione che svolgono lo Stato e gli enti locali.
le opportunità che offre tutta questa filiera di attività che nasce dal web e arriva oggi agli open data, al cloud e ad altre innovazioni è enorme. È come se il comunicatore pubblico che 20 anni fa, io cominciai la mia professione come addetto stampa dell'Università La Sapienza subito dopo la laurea, e praticamente erano gli anni in cui il fax era una novità, in cui di fatto il comunicatore era un professionista che aveva nel suo bagaglio professionale la conoscenza dei metodi relazionali, sapeva come si scriveva un comunicato stampa, sapeva come si dava una notizia, sapeva al limite come si impaginava una rivista cartacea, non era nient'altro. Il fax era una novità, parliamo dei primi anni 90, e io immaginavo quella professione come un arciere che ha nella sua dotazione 2-3 frecce. Adesso ce ne ha decine, perché può fare 1000 cose, come vedete, e incontrare in una forma completamente nuova, completamente incisiva il consenso e le utilità del pubblico a cui si rivolge. E sono tutte opportunità da prendere in modo positivo. Esiste ancora nel nostro mondo una diffidenza verso queste strutture, verso questi canali di comunicazione, che mi fanno pensare alla storia della comunicazione, in cui quando nacque il telefono molti scrissero che avrebbe distrutto i rapporti umani, quando nacque la televisione molti pensarono che avrebbe distrutto la vita sociale. Anche quando nacque il telefono e quando nacque la televisione si diceva sta tutto il tempo al telefono, sta tutto il tempo davanti alla televisione, così come oggi si accusano alcuni che magari esagerano di stare tutto il tempo con il tablet o col telefonino. In realtà si tratta di opportunità, perché cambiano completamente, dilatano la possibilità di partecipazione e la possibilità di utilizzazione in tempo reale dei servizi e la possibilità di giudicare e migliorare i servizi pubblici. Quindi dal punto di vista della comunicazione pubblica, che è l'elemento su cui io mi concentrerò, si tratta di una rivoluzione che può assolutamente cambiare la percezione e l'uso della struttura pubblica da parte del cittadino. Ed è una grandissima opportunità per i giornalisti. Partiamo dal presupposto che oggi ancora nella nostra categoria, nella nostra professione, non c'è questa consapevolezza. Infatti oggi siamo un po' pochini, perché i nostri colleghi ancora non hanno ben capito che l'unica possibilità di stare dentro questo mondo è la formazione e non i crediti. Senza crediti ci si può stare. Senza crediti forse ce la puoi fare, senza formazione no. E quindi chiaramente esiste una sottovalutazione che nasce un po' da questa sindrome del piedistallo, per cui in Italia le professioni sono a volte più dei distintivi che delle competenze, dell'insieme di competenze. Invece in realtà la possibilità che oggi noi abbiamo nel campo del giornalismo pubblico sono enormi, perché esistono degli spazi che la pubblica amministrazione ancora non riconosce e che sono però enormi. L'assessore che parlava poco fa, se voi ci pensate, io ascoltavo il suo intervento con questa ottica, in ogni iniziativa che descriveva faceva intravedere la necessità di professionalità molto duttili, molto giovani, molto elastiche. Sicuramente uno di voi sarebbe oggi in grado di aiutarlo molto più di un funzionario del comune. Perché? Perché molti di voi sono nativi digitali, ma anche perché hanno la mentalità giusta che appunto li porta un sabato mattina a passare il tempo qui e non in piazza. Perché questo tipo di competenza, anche se la pubblica amministrazione è ingessata dai suoi problemi anche contrattuali, dalla sua crisi economica, è una competenza che non c'è dentro il sistema. Non ci sono, esistono ancora oggi delle categorie, c'è il giornalista, c'è magari il webmaster dove c'è, ma non c'è ancora quello che è in grado di trasformare le sue competenze sull'open data, sull'uso del cloud computing, in un'opportunità per i cittadini, che è il vero senso della missione pubblica. Io mi presento intanto rapidamente, perché poi è sempre importante conoscersi, poi naturalmente vi lascerò i miei recapiti. Sono direttore della comunicazione e dei servizi al cittadino di Formez, che è una struttura che ha 50 anni di vita, ma attualmente in fase di trasformazione. Comunque fa capo alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Sono giornalista professionista, insegno da molti anni in università, scuola superiore, master, eccetera. Come giornalista ho cominciato proprio a Lecce, che è una città che quindi conosco e a cui sono molto legato, al quotidiano di Lecce. Poi ho fatto varie altre cose in questo settore, però diciamo che adesso io
ero convinto già 20 anni fa che il giornalismo fosse un'attività importante, ma fosse una delle espressioni della cultura comunicazionale. Infatti ho insegnato comunicazione d'impresa, ho scritto sempre su questi temi, come una grande, un grande contenitore di competenze in cui poi esistono anche quelle del giornalista pubblico, del comunicatore pubblico. Oggi una delle dimensioni di cui voglio parlarvi è appunto la trasparenza, perché la trasparenza non è soltanto una legge, è una serie di indicazioni, circolari, direttive che vengono dallo Stato, ma è una nuova concezione per cui la pubblica amministrazione è tenuta a rendere evidenti, accessibili e semplici dei dati che in passato erano completamente erano un patrimonio insindacabile e segreto della struttura pubblica. Quindi in questo si apre una possibilità in cui le giornate del giornalismo diventano le giornate del nuovo giornalismo possibile e in cui i giornalisti devono capire che dal passato devono prendere soltanto alcuni ferri del mestiere e dimenticare tutto il resto. I ferri del mestiere sono sostanzialmente due: la notiziabilità, cioè la capacità di riconoscere una notizia da un evento senza queste caratteristiche, non mi soffermo su questo tema, se no faremo una lezione di giornalismo sui criteri di notiziabilità e sul newsmaking, e lo stile di scrittura, che resta un valore, perché se impariamo la trasparenza senza saper scrivere. Però oltre questo non c'è molto, anche perché la legge che oggi regola l'attività della comunicazione pubblica nello Stato, una legge, la 150 del 2000, che appartiene a un'epoca in cui ancora non c'erano i siti web, o almeno erano in una forma esclusivamente esibitiva, erano semplicemente delle piattaforme in cui c'erano alcuni elementi. Era nel 2000, insomma, a parte che Totti era una promessa del calcio italiano, insomma, ma il ministro della pubblica amministrazione faceva il liceo, cioè oggi ancora nella categoria c'è una specie di insistenza nel pretendere l'applicazione di una legge che già nacque molto limitata, povera, perché limitava la comunicazione pubblica ai comunicati stampa, quindi ai media relation e agli sportelli al pubblico per ciò che riguarda gli URP, e che dopo 14 anni naturalmente è stata travolta da innovazioni che oggi hanno cadenza mensile o semestrale, ma non sono i 15 anni che potevano essere negli anni 30 o negli anni 40, sono i 15 anni di un'epoca in cui le cose vanno molto più veloci e aprono ogni giorno possibilità e rischi alla comunicazione. Da allora si sono accavallate innovazioni che hanno portato i siti da una condizione di totale staticità ad una condizione di evoluzione. Andiamo avanti, per esempio, con alcune descrizioni. Ecco, se noi partiamo dalla fase pionieristica della comunicazione, noi avevamo soltanto 15 anni fa, a parte gli aspetti folcloristici che vi posso descrivere, di un ufficio con una macchina da scrivere senza neppure un computer, con i programmi di videoscrittura in cui gli strumenti erano quelli, un telefono, una macchina da scrivere, una penna, parlo di 14 anni fa, non di 100. No, scusate, di 20 anni, di 25 anni fa, non di 100. Poi col passare del tempo cominciano a inserirsi nuove possibilità finché arriviamo ad una fase pionieristica della comunicazione pubblica in cui, come vi dicevo, i punti di riferimento sono la capacità di rivolgersi alla stampa attraverso il comunicato, ma anche le conferenze stampa, anche altri capisaldi della cultura comunicativa tradizionale, un house organ che inizialmente era cartaceo e cui su tutti quelli che hanno la mia età si sono cimentati. Io alla Sapienza, all'Università di Roma, costruimmo nel 1991 insieme a un giovane docente, Mario Morcellini, che adesso è uno dei nomi più conosciuti, allora era un giovane molto intraprendente, facemmo una cosa che adesso fa sorridere, che è un foglio, una piccola pubblicazione di quattro cartelle che si chiamava La Sapienza Notizie, ed era la prima volta che un'università come quella di Roma riusciva a realizzare una pubblicazione di carta per dire quello che stava facendo, almeno a grandi linee. Pensate come siamo lontani proprio mentalmente da questa idea, perché in realtà
quella forma di comunicazione era una comunicazione non solo unidirezionale, ma addirittura derivante da una volontà unilaterale. Nessuno te la chiede, nessuno la pretende, ma tu di fatto decidi di far sapere qualcosa di tutto quello che fai. E poi lo sportello al pubblico, che era naturalmente una, anche questa una grande novità, perché si andava oltre l'idea di un infastidito funzionario che raccoglie le indicazioni, le proteste a volte degli utenti, e comincia ad impostare una sua professionalità nella capacità di dialogo. In questo caso cominciamo ad avere una serie di elementi per cui nei corsi di comunicazione che io stesso ho tenuto nelle università ai fine degli anni 90 si parlava molto di come si scrive un comunicato, quindi la chiarezza, la brevità, la concretezza, oppure nella gestione dei contatti l'aspetto quasi volontaristico, essere disposti ad ascoltare, come si gestisce una lamentela. Siamo però in un campo che oggi fa quasi sorridere, perché è superato da un'altra serie di necessità che si sono imposte in questi ultimi anni, pur rimanendo importanti. Questi sono i capisaldi della comunicazione pubblica: la capacità di parlare ai media, la capacità di parlare al cittadino. Però hanno, naturalmente, i linguaggi sono profondamente cambiati. Però credo che sia utile in una sede come questa capire da dove siamo partiti. Ripeto, parlo di un percorso che è iniziato nei primi anni 90 e che dopo nel 2000 ha portato ad una legge che poi fu seguita da un regolamento attuativo dell'anno successivo, il 422 del 2001, che diceva, in due parole, ogni pubblica amministrazione deve avere un URP, un ufficio stampa, un portavoce, che è una figura invece fiduciaria e non professionale, e un piano di comunicazione. Cose che si sono realizzate in modo molto parziale, ma che adesso non è più importante che si realizzino in questa forma. Ed è quindi sbagliato, anacronistico e anche pericoloso pretendere semplicemente l'applicazione di una legge e non invece il suo adeguamento ad una nuova condizione nelle quali le possibilità sono completamente cambiate. Mi è fatto piacere parlare dopo un giovane politico che fa capire, ecco, capite la differenza fra ciò che lui ha detto, che è l'oggi, e quello che oggi è scritto nelle leggi. Sembra che parliamo veramente da secoli diversi. Ecco, con il cambiamento che è avvenuto soltanto negli anni 2000 riguarda almeno tre elementi, cioè l'irruzione del web. Già nel 2002 il 94% delle amministrazioni pubbliche ha un sito, e l'uso della multimedialità è quella che io ho chiamato la TV VDS, la TV web digitale satellitare, che comincia a dare una serie di elementi nuovi. Ad esempio, le informazioni diventano personalizzate, si parla anche nei siti ad un pubblico che diventa più specializzato, e quindi si cominciano ad affermare le comunità di pratica, in cui io praticamente creo un settore video e di scambio con tutti gli esperti, non lo so, di ambiente o di sanità o di urbanistica. Comincio a lavorare con elementi che oggi ci sembrano anche questi scontati, però non dimentichiamo che noi fino a 7-8 anni fa avevamo il floppy disk. Insomma, le cose, è importante sottolineare la velocità di questo cambiamento, perché già oggi siamo in una fase che si apre a nuove possibilità, e faccio riferimento al cloud computing. Gli allegati, i link, l'ipertesto cominciano a dare delle possibilità nuove di comunicazione e di interrelazione con l'utente. Comincia ad esserci si affaccia per la prima volta nella storia della pubblica amministrazione italiana, una pubblica amministrazione di modello napoleonico che parte dal presupposto della superiorità dello Stato rispetto al cittadino, l'importanza della comunicazione a due vie e addirittura del recepimento, del gradimento dell'utente. Però l'erogazione resta da uno a molti, e cito un esempio pionieristico, TelePA, di cui sono stato direttore, quindi una cosa che lanciamo proprio noi al Formez, una televisione della pubblica amministrazione che era al tempo estremamente nuova, uno strumento di trasparenza enorme, ne parliamo del 2002, ma che resta un'erogazione da uno a molti. Oggi, se io penso a quella esperienza, penso a un'esperienza naturalmente preistorica, anche se allora una web TV realizzata comunque con mezzi artigianali che va poi sul digitale terrestre poteva sembrare una cosa nuova. Oggi la stessa multimedialità
Noi abbiamo come Formez gestito un premio che si chiama la PA che si vede, in cui le migliori esperienze di multimedialità sono valutate e premiate. Oggi la multimedialità, nel momento in cui è una statica proposizione di contenuti, non ha valore, perché già oggi nella fruizione della multimedialità a livello privato siamo noi che scegliamo attraverso un bottone, attraverso l'on demand, attraverso la selezione dei contenuti ad ogni livello. E quindi oggi proporre, le pubbliche amministrazioni molto spesso propongono dei video, dei TG web, dei format che sono di fatto una arbitraria sostituzione del gradimento dell'utente, cioè decido io qual è il palinsesto che ti interessa. Fatto che oggi anche questo è fuori dalla storia, nessuno può pensare più di fare un elenco unilaterale dei contenuti, perché oggi il cittadino non ha soltanto la facoltà, ma anche il diritto di scegliere i suoi contenuti in base alle sue esigenze. In questo caso vedete che noi arriviamo, questo è un sono delle slide che descrivono un percorso, cominciano ad esserci delle novità nella pubblica amministrazione, poi vedremo anche un quadro dei principali passaggi legislativi, per cui cominciano ad affacciarsi nuovi concetti, il bilancio sociale, che è un bilancio di fatto condiviso con la comunità, l'audit partecipato, i contact center che hanno delle strutture di ascolto specializzate, che cominciano a sapere che la persona all'altro capo del filo non è uno scocciatore ma è un interlocutore e addirittura il principale interlocutore della pubblica amministrazione, la citizen satisfaction che comincia ad affermarsi, e abbiamo ad esempio una prima finestra che aprono i social network, dove si comincia a percepire che è cambiato per sempre il modo di rapportarsi con l'utente, perché se nel sito web è ancora possibile esporre i contenuti come in una vetrina, io ho chiamato nelle mie pubblicazioni il sito vetrina, cioè il sito che diventa come la vetrina di un negozio, ti faccio vedere le cose più belle, se ti piacciono è bene, ma comunque non hai possibilità di interloquire, puoi solo osservare, semmai distogliere lo sguardo. Il sito vetrina, anche questo ormai non è più possibile, perché il social network presuppone un'interlocuzione costante con un utente che giudica in un minuto quello che tu hai fatto, ti può criticare, ha diritto a una risposta se ti critica, e quindi crea una produzione della informazione ma anche della valutazione diffusa e in tempo reale. Questo cambiamento è irreversibile, perché produzione diffusa della notizia vuol dire che non esiste più un giornalista depositario della produzione della notizia, depositario della notiziabilità, vuol dire che quello che io dico come giornalista pubblico ha lo stesso valore di quello che dice un utente che ascolta. Quindi noi dobbiamo cominciare a entrare in un altro tipo di logica, che è quella della condivisione della circolazione di informazioni e quindi di attenzione profonda allo scambio che viene proposto dall'utente dei social. Poi la comunicazione acquista anche una nuova dimensione. Io sono nel Formez responsabile, oltre che della trasparenza, anche di Linea Amica. Linea Amica è un'esperienza che è diffusa su tutto il territorio nazionale, che è una rete di contact center che risponde al cittadino secondo dei criteri prestabiliti, che abbiamo chiamato standard di servizio, di personalizzazione e presa in carico. Sono elementi di professionali importanti. Qualunque comune vuole gestire il contatto col cittadino sa che oggi può farlo attraverso un modello. Di cosa si compone questo modello? Perché è chiaro, quando noi pensiamo al contact center pensiamo ad una stanca ripetizione di frasi fatte da parte di giovani non particolarmente felici di fare quel lavoro, che parlano ad un utente. Però se già noi pensiamo ai contact center delle strutture private, noi siamo in grado di distinguere la nostra motivazione di acquisto rispetto alla capacità di qualità del servizio che ci viene per esempio da un gestore di telefonia o un altro, oppure da una struttura che propone viaggi a un'altra, in base a come ci rispondono, alla qualità della risposta, alla capacità di interloquire con i nostri bisogni. Ecco, nel campo del settore pubblico, se il giornalista e il comunicatore pubblico vuole proporre un modello, oggi sa che deve far riferimento ad almeno tre elementi: la multicanalità, io rispondo al cittadino con il telefono perché devo dare spazio anche alla persona
non alfabetizzata dal punto di vista tecnologico, e il telefono mi serve anzi ad alfabetizzarla, ad aiutare la persona ad usare ad esempio un servizio online, ad usare gli open data, ad usare le geolocalizzazioni. Poi uso la chat, che è un altro strumento preziosissimo di interlocuzione, perché è uno strumento chiaramente in tempo reale, attraverso l'email, che non è in tempo reale ma consente un approfondimento del tema, non a tutto si può rispondere in 3 minuti, e poi naturalmente il web. Quindi sono una multicanalità, consente già da questo punto di vista una risposta a tutte le esigenze e a tutte le necessità. Io voglio sapere in tempo reale qual è ad esempio l'orario di apertura di un servizio, lo so direttamente al telefono attraverso una chat, se ho una domanda più complessa ho una mail che posso mandare e poi vengo richiamato in tempi dati, e poi naturalmente posso andare su una piattaforma web in cui ci sono una serie di soluzioni, di risposte, di FAQ, di informazioni. Se voi andate sul sito di Linea Amica, che è www.lineamica.gov.it, troverete questa multimedialità. Questo è il primo elemento. Quali sono gli altri due elementi del contatto al cittadino svolto secondo questi criteri? Sono la personalizzazione e la presa in carico. Presa in carico vuol dire, in termini molto semplici, il mio problema diventa il tuo. Tu mi poni il tuo problema, io affianco la tua esigenza e ti do una soluzione secondo dei tempi dati. Il nostro modello è 5-5-5, 5 minuti, 5 giorni, 5 ore, 5 giorni. Questo vuol dire che un front office specializzato risponde in 5 minuti a tutte le cose a cui è possibile rispondere in 5 minuti, che, questo forse vi sorprenderà, sono il 70%. Cioè un front office specializzato risponde al 70-75% delle domande, un po' perché è specializzato e un po' perché il cittadino, al contrario di quello che si pensa, ha spesso necessità anche basic, necessità di informazioni magari semplici ma che comunque lo aiutano nella sua vita. Perché non dobbiamo mai dimenticare che un cittadino, quando chiama la pubblica amministrazione, non lo fa per acquistare un telefonino o un benefit superfluo, ma per problemi essenziali della sua vita, che sono la salute, che sono le pensioni, il lavoro o altre questioni fondamentali. Quindi 5 minuti. Oltre i 5 minuti ci sono, ecco una novità forse più grande di questo modello, le 5 ore. Quasi sempre un tema che non si risolve in 5 minuti, arriviamo già al 93-95%, si risolve in poche ore attraverso il confronto con un esperto, attraverso un'analisi approfondita dei dati disponibili sul web. Ecco, in quel caso il cittadino viene richiamato entro 5 ore per magari avere altre indicazioni o per dare la risposta. E questo naturalmente provoca un effetto abbastanza scioccante verso il cittadino, che non è abituato ad essere ascoltato, figuriamoci ad essere richiamato. In 5 giorni invece sono i casi più complessi, quelli che hanno bisogno di un'istruttoria o di un contatto con un'altra amministrazione che è coinvolta nel tema. Se io chiamo dal comune di Lecce, da Lecce, dicendo un problema col comune, non l'ho risolto col comune, è evidente che Linea Amica deve chiamare il comune e cercare di risolvere il problema. Ecco, da questa griglia di tempistiche rimangono fuori un 1-2% di casi, quelli che sono magari più complessi, più che si vanno a incancrenire in ritardi connessi ad esempio a una gestione di una pratica pensionistica, però sono veramente delle eccezioni che danno un'idea di come la strutturazione dell'ascolto risolve i problemi pratici del cittadino. Perché non dimentichiamo che anche gli open data, come tutte le altre possibilità tecnologiche, se non vengono messi al servizio di un'esigenza concreta, diventano completamente sterili e hanno un valore esclusivamente esibitivo. È come uno che fa una continua dimostrazione di effetti speciali che non portano a nulla. Pensate anche al campo dei social, alle cose che ci sono utili diventano un successo internazionale che magari sancisce la ricchezza di un giovane di 21 anni che ha inventato un'applicazione. Altre cose colpiscono l'immaginazione per 5 minuti. Qualche anno fa ricordo che esplose Second Life, un sistema in cui era un gioco di ruolo di fatto, che sembrò per qualche mese una
un incredibile cambiamento delle nostre abitudini, eccetera, poi è scomparso perché non ha costruito uno spazio effettivo di interesse, anche soltanto ludico. Quindi ricordiamoci sempre, quando parliamo di tecnologie, che o interloquiscono con il cittadino oppure presto o tardi evaporano. E questo è un punto fondamentale della comunicazione pubblica. Ecco perché il meccanismo del contatto col cittadino utilizza gli strumenti, ma non li fa diventare dei feticci intoccabili. Questo è un problema che io, insieme ad altri colleghi, ho trattato in varie occasioni, facendo riferimento, ve la cito perché è molto efficace come immagine, alla Signora Maria, che è una espressione usata da Stefano Rolando, uno dei padri della comunicazione pubblica italiana, quasi 30 anni fa, lanciò questa immagine del cittadino che doveva essere il vero interlocutore, il vero protagonista della vita pubblica. Naturalmente Signora Maria, non voglio fare del sessismo, anche il signor Mario uguale, però usiamo questa immagine perché era quella, diciamo, del tempo. La Signora Maria allora suscitò delle clamorose, uno stupore misto a indignazione. Ma come? Io che sono un dirigente statale devo pensare al cliente singolo, alla persona singola, come se producessi pomodori pelati. Man mano la cultura cambiò, ci si rese conto che a maggior ragione, se sono un dirigente statale, devo rendere conto al cittadino, che è anche molto più importante del cliente di un'azienda privata. La citizen satisfaction è più importante della customer satisfaction. Sono venute nel corso di questi 25 anni delle leggi importanti che chiunque vuol fare comunicazione pubblica deve conoscere, perché sono, vi cito solo le più importanti, perché non c'è bisogno di essere laureati in giurisprudenza per conoscere l'iter, il percorso che porta da Massimo Severo Giannini a Sabino Cassese, a Franco Bassanini, a Renato Brunetta, cioè a personalità che hanno cambiato profondamente la legislazione sulla pubblica amministrazione. Dal rapporto Giannini degli anni 90 passiamo alla 241 del 90, la legge sul silenzio assenso, che fu voluta dal ministro Franco Bassanini, che per la prima volta rese possibile l'accesso agli atti, una legge famosa anche per questo. C'erano anche altre novità, come il silenzio assenso, appunto, che si basava sul semplice criterio che se tu non mi rispondi entro 30 giorni è come se mi avessi detto sì, che è una cosa che aiutava molto la vita del cittadino, naturalmente, e cominciava a introdurre delle forme di trasparenza, anche se molto limitata, cioè in certi casi tu puoi anche chiedere di avere determinati documenti che lo Stato possiede. Nel 93 e nel 94 il ministro Sabino Cassese riprende questa legislazione e lancia una grande battaglia ancora non vinta, la lotta al burocratese, perché il linguaggio da addetti ai lavori della pubblica amministrazione è uno degli elementi più grandi di offesa all'utente, perché qualunque utente è tagliato fuori da un linguaggio che di fatto diventa come quello della zecca garbugli dei promessi sposi, un linguaggio gergale che ti impedisce di esercitare i tuoi diritti. Nel 2000 c'è la 150 di cui vi ho parlato, una legge per quanto arretrata e oggi a mio parere non più attuale, comunque un passaggio fondamentale della storia della comunicazione pubblica. Poi negli anni successivi, mentre si lotta per cercare di applicare il contratto giornalistico agli addetti stampa o per creare un profilo professionale dei comunicatori, il Ministero della Funzione Pubblica emette delle direttive sulla customer satisfaction e sulla qualità percepita nel 2004 e nel 2005, che io vi consiglio assolutamente di leggere. Naturalmente tutti questi materiali sono pubblicati in modo molto ordinato sul nostro sito, poi vi darò tutti gli elementi per evitarvi ricerche magari lunghe e noiose, che se voi leggete queste direttive vi sembra di non stare a Roma, ma non lo so, a Stoccolma o a Oslo, perché sono estremamente volute, danno veramente conto dell'obbligo dello Stato di parlare al cittadino, di rilevarne il feedback e di orientare i propri comportamenti organizzativi sulla qualità percepita dei servizi. Sono le direttive più avanzate e più inapplicate forse della storia dell'amministrazione italiana, perché di fatto restano lettera morta, si crea quello che io chiamo spesso effetto educazione civica, cioè nel senso che, come voi, non so, nella mia generazione, non so nelle vostre, educazione civica era una materia tanto prestigiosa quanto di fatto
leggera all'interno dei programmi scolastici. È come se tutte le cose che vengono dette quando si parla della Costituzione italiana o dei doveri o dei diritti vengono detti con una sottinteso. Questa sarebbe la teoria, poi in pratica non è che succede così, però noi ne parliamo perché ci piace farlo. Ecco, diciamo che tutta la legislazione che nella pubblica amministrazione guarda al cittadino ha lo stesso tipo di sottinteso. Cioè, è chiaro, noi dobbiamo poi tener conto, io ho fatto un lavoro, non ho il tempo in questa occasione, di analisi di testi, dei testi di legge, quanti sono i riferimenti alla feedback del cittadino, al render conto al cittadino, alla customer, sono tutte le parti che ci sono in ogni legge, quasi come se fossero una prescrizione dovuta, ma che non hanno poi un effettivo seguito. Oggi infatti, dico per inciso, che tutte le tecnologie come gli open data possono consentire di realizzare questo dialogo perché sono implicite, cioè l'open data non ha senso se non è usato. E infatti non a caso l'assessore Dell'Inoci vi ha parlato sempre, senza volerlo, senza pensare alle leggi, ma soltanto alla sua esperienza pratica, di continui intrecci con l'usabilità, perché non si può mettere in una rete di dati se non hanno un criterio di catalogazione preventivo, di fatto è come se fossero zero documenti. E lo stesso vale per un'amministrazione, per una trasparenza che, queste sono le altre due leggi, la 190 del 2012 che parla della trasparenza ai fini di anticorruzione e il decreto 33 del 2013 che è invece la legislazione sulla trasparenza che introduce dei nuovi strumenti come il controllo diffuso e l'accesso civico, che è un accesso che di fatto capovolge la 190, la 90 del 241, scusate, la 241 del 90, perché dice in sostanza: tutti gli atti sono soggetti ad accesso civico. Io ho il diritto di avere tutto ciò che mi interessa, salvo che non ci siano dei motivi particolari. Quindi se voi leggete queste leggi troverete un ampliamento enorme dei poteri di conoscenza della signora Maria, però non troverete quasi mai degli strumenti attraverso cui il cittadino, la signora Maria, viene messa in condizione di accedere a questi strumenti. Ecco perché diventa fondamentale una effettiva attività di affiancamento, anche a questo accennava prima l'assessore, cioè il cittadino della società open deve essere un cittadino open, un cittadino smart, un cittadino che è messo in grado di conoscere queste opportunità, affiancato nella soluzione del suo problema e quindi anche sensibilizzato su questi nuovi diritti di cittadinanza che sono diventati oggi estremamente ampi, perché ci danno la possibilità di conoscere le cose in una forma diretta e completa. Naturalmente esiste anche un problema di calibratura delle informazioni, anche questo l'ha accennato prima un amministratore, mi fa piacere che si condividano queste impressioni. Al cittadino probabilmente interessa in forma molto limitata conoscere lo stipendio di X dell'assessore, addirittura del suo coniuge, addirittura dei parenti fino al secondo grado. Questo prevede la legge, una cosa abbastanza ispirata ad una sorta di voyeurismo mediatico, ma non altro. Magari al cittadino ha più interesse a capire quali sono i criteri, non lo so, di assegnazione delle borse di studio oppure di assegnazione dei posti negli asili nido, di sapere in un modo efficace come può accedere ad un servizio, ad esempio nel campo della cultura, oppure le cose pratiche di cui parlavamo prima, in campo urbanistico, quali sono. Oggi esistono delle forme di condivisione, come appunto le social street di cui parlava prima Lucio Lussi, che hanno di fatto aprono uno spazio di condivisione delle policy tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. Devono diventare una regola e non semplicemente una forma di sperimentazione. Oggi non esiste più una distanza incolmabile fra l'amministratore e l'amministrato, perché di fatto io posso avere molto più interesse e anche capacità a capire se nella mia strada deve essere inserito il doppio senso di marcia piuttosto che a conoscere, non lo so, le modalità di pagamento che l'amministrazione ha rispetto ai suoi fornitori. L'idea che c'è nella trasparenza della 33 e anche nella forma di applicazione che è stata un po' indotta dalle direttive, dalle circolari, è un'idea sospettosa, per cui io di fatto devo far sapere le cose, pubblicarle
a fini di prevenzione dei fenomeni corruttivi, che è un aspetto senz'altro fondamentale, però possiamo dire che per un amministratore che è disonesto e ruba ce ne sono altri 99 che hanno più che altro devono far sapere cosa fanno durante la giornata, indipendentemente dal rubare. Sono in grado di garantire i servizi, rispondono alle esigenze degli utenti. Questa è una forma di illegalità che non è magari sanzionabile penalmente, però che crea un danno molto più grande alla collettività rispetto ad un appalto truccato, rispetto ad una malversazione, rispetto a una concussione. Quindi è evidente che la trasparenza deve essere la trasparenza della delivery sui servizi, della capacità di far sapere che cosa l'ente offre e come il cittadino può utilizzare questa opportunità. Ed è su questo che c'è un grandissimo vuoto anche dal punto di vista delle professionalità che possono garantire questo rapporto. Nel 2013 arriviamo a questa legislazione, nel 2014, come sapete, c'è il DL 90 trasformato in legge in agosto, che è la riforma della pubblica amministrazione, la riforma Madia, che inserisce una serie di elementi, fra questi anche questa idea di trasparenza di cui io vi sto parlando, che il ministro Madia ha chiamato la trasparenza utile contrapposta alla trasparenza formale. Ecco, sulla trasparenza utile si apre uno spazio enorme per il comunicatore, per il giornalista pubblico o anche per chi, pur non essendo giornalista nel senso di iscritto all'ordine, ha comunque delle competenze nella comunicazione e vuole far parte di questa nuova stagione della pubblica amministrazione. Naturalmente i blocchi, come sapete, sono quelli contrattuali, perché la pubblica amministrazione non può assumere, anzi è costretta in questo momento a ridurre in modo pazzesco il turnover. Quando sentite parlare di blocco del turnover, tutti noi pensiamo a un risparmio. Blocco del turnover vuol dire che uno va in pensione e non viene rimpiazzato. Vuol dire accettare un invecchiamento della popolazione dei dipendenti pubblici che naturalmente è nemica di questa innovazione per motivi evidenti, perché se l'età media del pubblico del dipendente italiano è ormai sopra i 50 anni, è evidente che è più difficile, anche perché mancano dei meccanismi di incentivazione effettiva, di premialità e di sanzione, diventa più difficile costruire delle professionalità adatte a questi obiettivi. Anzi, si crea un patto scellerato per cui io ti garantisco, ancora non so per quanto, l'inamovibilità del tuo posto di lavoro, in cambio però di un blocco costante della retribuzione, con una perdita del potere d'acquisto drammatica, che porta il dipendente pubblico in una sfera di demotivazione totale, anche perché è costantemente oggetto di attacchi molto ingenerosi, a mio parere, in certi casi proprio incivili, per cui viene costruita un'immagine, un'effigie, per cui il dipendente pubblico è per natura un incapace, un incompetente e un rubastipendio. In realtà esistono anche nelle pubbliche amministrazioni, come sempre accade, luci ed ombre. Quello che manca è un'effettiva capacità di valutare le prestazioni in base al gradimento dell'utente. E torniamo alla signora Maria. L'unico elemento che può costruire questo circuito virtuoso è l'introduzione della customer satisfaction, della citizen satisfaction come regola. Ed è una cosa che in effetti l'attuale governo dice di voler fare. Ancora non l'ha fatto, però lo dice. Valutabilità significa che la mia prestazione come dirigente o come funzionario si basa sulla performance che viene garantita dal giudizio dell'utente. Performance, fra l'altro, è un'altra parola molto importante, perché è stata introdotta nel 2009 dalla riforma Brunetta, che oltre alla famosa legge 150/2009, che oltre a creare dei criteri di accessibilità totale e di trasparenza totale, che poi sono state riprese dalla 190 sull'anticorruzione e dal 33 del 2013, introduce questo, un criterio, possiamo usare anche una parola italiana, prestazione. La performance cos'è? È la complessiva prestazione della pubblica amministrazione così come è valutata dall'utente. Quindi sulla carta questo elemento è scritto e lascia uno spazio enorme alla comunicazione. Chi deve fare questa rilevazione se non il comunicatore? Chi deve realizzare la trasparenza se non il comunicatore? Concettualmente è evidente che deve essere il comunicatore, e anzi, quanto più il comunicatore è esperto di open data, di social network, di produzione diffusa della notizia, di cloud computing, più questo pubblico amministratore diventa indispensabile. Questo però non è ancora avvenuto, perché queste competenze non ci sono ed è difficile introdurre dall'esterno.
Sebbene la volontà del governo, quando parla di staffetta generazionale, è proprio questa: creare spazi per nuove energie che portano dentro la pubblica amministrazione una nuova mentalità. Come l'assessore che vi ha parlato, ci avrà probabilmente 30 anni, non è un caso, esistono delle realtà che noi abbiamo studiato anche in alcune pubblicazioni. Questa per esempio è una pubblicazione che abbiamo fatta per il Sole 24 Ore, in cui parlo insieme ad un collega, un giornalista che è responsabile della comunicazione dell'INPS, dove i problemi pure sono tanti, perché è una struttura che naturalmente non ha come linea mica, ha dei contatti gestibili, insomma circa diciamo 10.000 contatti al mese, 20.000 contatti al mese, che sono comunque un numero gestibile. L'INPS ha 20.000 contatti al giorno, quindi comunque è chiaro che il problema cambia sul piano della capacità di reggere questo impatto. Noi abbiamo un sito che ha, quello di linea amica, circa 20.000 contatti al giorno, l'INPS arrivano probabilmente a 200.000, quindi diciamo che le grandi strutture hanno problemi più grandi, però la volontà di realizzare uno Stato aperto al pubblico passa per la capacità di mettere il cittadino al centro attraverso le sue valutazioni e il suo feedback, non solo perché può dare delle utili indicazioni sulla gestione dei servizi, ma perché se non entriamo nel criterio del giudizio su cui si costruisce la carriera del dirigente, non usciremo dall'idea del dirigente insindacabile ed inamovibile. Non ci sono forme diverse da queste, se no si passa costantemente da un'era di privilegio a un'era di persecuzione, che è quello che avviene in Italia negli ultimi 20 anni. Il privilegio assoluto, quindi io faccio quello che voglio, magari mi aumento da solo lo stipendio e mi do da solo il premio massimo, a un'era di demonizzazione, per cui qualsiasi cosa faccio non basta mai, perché sono per definizione un peso dello Stato italiano, mentre chiaramente le cose non stanno così. Quindi adesso questo excursus sulle leggi, molto breve come vedete, mi serve perché, ripeto, non posso entrare nel merito, ma vi potrei leggere, perché ho fatto un lavoro di analisi su questo tema, quanto in queste leggi, nelle direttive e nelle circolari sono ampi i riferimenti al ruolo della comunicazione. Cioè in ognuna di queste leggi è scritto che, facciamo un esempio, uno almeno voglio farlo, nella 190, che è una legge che parla di anticorruzione, è prescritto, anzi nel piano nazionale anticorruzione, che è l'atto che la 190 prescrive, cioè un piano nazionale che poi le singole amministrazioni traducono in piani triennali relativi alla propria amministrazione, è scritto che è prescritto un processo di adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione con indicazione dei canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del piano. Poi è detto: è particolarmente raccomandata un'azione comunicativa dentro e fuori l'amministrazione finalizzata a diffondere un'immagine positiva dell'amministrazione e della sua attività. A tal fine è utile la comunicazione di buone prassi e di funzionari valorosi, più le segnalazioni all'ufficio stampa di articoli ingiustamente denigratori, più adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della legalità. Infine è particolarmente raccomandato l'utilizzo di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione dell'ente. Questo è uno dei tanti esempi. Come vedete, è un piano di comunicazione imposto, l'uso di canali d'ascolto, la segnalazione degli articoli, che di fatto è completamente disatteso. Sicuramente nessuno di voi lo sapeva, ma neanche il funzionario. Nei nostri corsi che facciamo, io giro molto l'Italia per dei corsi fatti ai funzionari, la mancata conoscenza delle ricadute comunicative delle proprie attività è la costante. È come se ogni funzionario si sentisse costretto a degli adempimenti senza che nessuno sia chiamato a rendere conto di questi adempimenti, a sapere se qualcuno li legge, li giudica, li valuta, se sono utili a qualcuno o no. Pensate che situazione kafkiana: io devo fare delle cose entro quella data, se non ne sono responsabile. Pensate che nel 33 è scritto che il responsabile della trasparenza è responsabile del danno d'immagine dell'ente, quindi in pratica potrebbe essere chiamato a rispondere del danno d'immagine, però non ho nessuno che mi aiuta a percepire se quello che faccio qualcuno lo legge, lo giudica, lo valuta, perché manca proprio, ed è questo un grande passo indietro rispetto alla riforma Brunetta, ma anche alla legislazione degli anni precedenti, manca
una considerazione del fondamentale ruolo che deve svolgere l'azione comunicativa pubblica, che deve rispondere a delle persone, non soltanto fare un comunicato stampa o riempire una parte del sito, e deve sapere da queste persone quali sono i feedback e le utilità. Non a caso prima Delino ci diceva: noi chiediamo ai cittadini quali open data vi servono. Ecco, in questa domanda, che sembra banale, c'è tutta la filosofia della corretta comunicazione pubblica di questo millennio. Se io mi comincio a porre il problema quali open data vi servono, magari esco dalla mia follia ipertecnologica per cui l'obiettivo è riempire di open data un sito senza poi capire quali sono le effettive esigenze dell'utente. Se è l'utente a dirmi quale open data mi servono, magari imparerò a calibrare il risultato. Farò diventare il cloud, che è di fatto anche questa una tecnologia, è una nuvola nella quale tutti i dati vengono raccolti, è una forma di dematerializzazione che va realizzata perché fa risparmiare moltissimi soldi, perché attualmente i luoghi fisici da cui vengono emanate le informazioni della PA italiana sono 4.000, vanno ridotte a 40, ha detto l'AGID. In altri paesi come la Francia sono 5, perché tra le mistiche del passato, insieme all'Ausorgan e il comunicato stampa, c'era la famosa espressione: il server si è rotto, il sito è caduto. Delle cose che fanno parte di una specie di abitudine psicologica a stare sempre alle prese con un nemico oscuro, che non si sa dov'è questo sito, dov'è questo, chi è che sa dove sono esattamente poggiati questi server. Sono 3 persone in tutto nell'amministrazione, depositari di questo nuovo sapere, che poi alla fine ti fanno ripartire il sito, magari accendendo e spegnendo, uno pensa chissà cosa faranno, accendono e spengono, come facevano i nostri genitori quando la televisione non funzionava, pa, un bello schiaffone e ricominciava a funzionare. Lo stesso fanno con i CED. Bene, il cloud rende possibile un risparmio attraverso questo tipo di razionalizzazione, rende possibile una strategia comune, però poi a cosa serve? Semplicemente a migliorare la logistica degli acquisti? Sì, ma può servire a molte altre cose, per esempio a creare un uso diffuso, semplice e condiviso di applicazioni di geolocalizzazione, oppure a quello che dice il Presidente del Consiglio, l'anagrafe unica e l'identità elettronica. Questo consentirà un uso del cloud effettivamente avanzato. Proprio dopodomani c'è un convegno a cui partecipo di Google for Work, in cui interviene il capo del cloud computing di Google, che ci racconterà come loro la vedono. Però le grandi strutture come Google, come IBM, come Cisco, come Altran, eccetera, hanno già delle applicazioni attraverso cui, attraverso il cloud, rendono possibili dei servizi unici, come ad esempio un servizio realizzato da IBM a Bolzano che si chiama Abitare Sicuri, che riguarda la possibilità delle persone anziane di essere costantemente monitorate, o altre. Se vi faccio l'esempio delle applicazioni che le aziende private realizzano insieme alle pubbliche amministrazioni, capiremo che c'è uno spazio enorme per una nuova stagione che io chiamerei di project financing degli open data, in cui le pubbliche amministrazioni insieme alle aziende più avanzate che hanno queste tecnologie, le sperimentano, creano per i cittadini delle opportunità enormi di miglioramento della qualità della vita. Ma siamo sempre là, sempre se il cittadino viene coinvolto, viene interrogato, viene abituato a intervenire, ad interloquire, senza quella sorta di timore reverenziale che porta molti funzionari a pensare che il rapporto col cittadino è il pericolo più grande, per cui alla fine molti lo pensano e lo teorizzano. Il nostro lavoro è costruire i processi, poi alla fine il cittadino non farà altro che essere, non è altro che di fatto un destinatario finale passivo, un utilizzatore finale che non ha possibilità di intervenire. Invece in realtà questo rapporto non è solo un dovere per la pubblica amministrazione, ma è un'opportunità. Perché, come detto, infatti sono contento di aver parlato dopo un giovane amministratore che espone un caso, se non hai questo tipo di rapporto costante con l'utente non riesci neanche a capire se quello che stai facendo ha un senso, se gli investimenti che stai facendo hanno un senso e una ricaduta. Ed è una cosa, aggiungo, sempre in termini di vocazione professionale, preziosa pure per i politici, perché se i politici vogliono uscire dalla condizione
abbastanza drammatica di discredito in cui sono adesso, devono essere in grado di produrre servizi che i cittadini possano rilevare con una certa facilità e con un impatto effettivo sulla loro vita quotidiana. E in questo caso un politico oggi, più che di un addetto stampa che parla dei giornali, che sono fra l'altro anche questi sempre più dematerializzati, sempre più basati su circuiti elettronici e meno sulla carta che gira per strada, e invece noi giornalisti facciamo finta che ci sia ancora un esercito di giornalisti della carta stampata che sono lì in attesa del nostro comunicato, della nostra spiegazione, un fatto assolutamente irreale. Ecco, se invece di pensare a questo, credo che un politico ha bisogno di un giovane che lo aiuta a gestire questi flussi, perché solo con questi flussi avrà un rapporto effettivo con i suoi elettori. Sembra che non abbiamo imparato niente dagli ultimi 20 anni di politica italiana, nella quale tanti disastri sono stati fatti sul lato della gestione economica, però almeno due cose le abbiamo imparate, una da un politico molto anziano e un'altra da un politico molto giovane, che su questo almeno hanno capito che il rapporto fondamentale è quello col cittadino. Il primo lo faceva attraverso le televisioni, perché era proprietario delle televisioni, perché quella era la sua cultura, la sua storia, perché la televisione si è imposta negli anni 50, lui negli anni 50 aveva 20 anni, e invece l'altro lo fa attraverso i social, in questo costruendo una disintermediazione che comunque è un valore. Certo, espone anche lì a dei rischi, ai rischi del populismo, ai rischi dello slogan, ai rischi di trasferire in 140 caratteri dei problemi più complessi, però nessuno può negare che si tratti comunque di tecniche che ampliano la partecipazione e il rapporto che comunque si crea con le persone, perché sono comunque una frontiera di dialogo che avviene attraverso dei mezzi interattivi. Tutto questo per la politica lasciamola stare, perché non ci riguarda, ma per la pubblica amministrazione significa che non possiamo ignorare qual è oggi la cifra dei flussi di comunicazione e rinchiuderci ancora una volta nei comunicati stampa, negli sportelli al pubblico che diventano quasi un rifugio, un peccatorum, cioè dove mando la persona che proprio mi sta antipatica, quella che sa fare meno la mando a parlare con le persone, mentre in realtà a parlare con le persone ci dovrebbe stare chi sa fare meglio, perché è quello che ha più competenze e più conoscenze. Nella struttura della comunicazione partecipata, fra l'altro, c'è un altro elemento fondamentale che riguarda la comunicazione interna, un fatto che è spesso trascurato anche dagli addetti ai lavori. Io non posso dare una risposta se non ho un rapporto organico e funzionale con gli uffici della pubblica amministrazione, che sono i veri depositari delle conoscenze. Se io voglio solo distribuire dei plan, allora a quel punto basta anche un'agenzia che affitta le hostess. Ma se io voglio dare informazioni, devo essere costantemente in rapporto con il back office della mia amministrazione. Quindi devo avere una professionalità estremamente ampia, che ad esempio si svolge attraverso, anche in questo caso, capacità comunicative e relazionali interne all'amministrazione. Vi faccio un esempio: il Formez, oltre che linea amica, sta adesso per avviare l'URP della Regione Abruzzo. Abbiamo impostato un modello attraverso cui la parte più importante del lavoro è stato coinvolgere 80 uffici della regione in un dialogo preventivo di collaborazione all'URP, in modo tale che non appena il nuovo presidente darà il via libera all'URP, noi siamo già in grado, da un lato abbiamo preparato già un'indagine di customer satisfaction dopo i primi 20 giorni di uso del servizio, in modo da riorientare il servizio in base al feedback. E quindi abbiamo creato un questionario, una modulistica, ma dall'altro abbiamo anche 80 uffici, che certo sarà una cosa, magari sulla carta sono 80, poi in pratica sarà più faticoso, che sono detti disponibili attraverso una formazione che abbiamo svolto noi ad essere costantemente in ascolto della domanda che viene dal front office. Quindi la persona che risponde al telefono o risponde alla mail o risponde alla chat userà il meccanismo 555. Cioè 5 minuti risponderò al cittadino abruzzese che mi chiede una cosa semplice, oppure dirò al cittadino: connettiti con me, ti faccio vedere dov'è la notizia, così la prossima volta sei autonomo, ti faccio vedere come puoi fare a pagare online questa tassa o a sapere, così saprai la prossima volta sei autonomo. Dopodiché, se avrò bisogno di un approfondimento, in quelle 5 ore parlerò con l'ufficio che a sua volta è stato formato a dare una risposta in tempi rapidi al cittadino. Mentre attualmente la prassi non è questa, la prassi è che io rispondo sulle cose che so, quelle che non so le inoltro a un ufficio
che magari anche dopo 10 giorni, 20 giorni, un mese nessuno gli chiede conto, quella risposta non me l'ha data, perché ha cose ben più importanti da fare che pensare a rispondere alla signora Maria, perché le logiche interne sono queste. Ecco quindi perché il ruolo del comunicatore in questa fase, collegata quindi alla gestione dei dati aperti, alla gestione dei social e alla gestione del contatto col cittadino, diventa estremamente potente. Il nuovo giornalista pubblico, come vedete, noi siamo partiti dalla capacità di scrivere un comunicato, cioè la notiziabilità. Allora, chi di voi giornalista lo sa benissimo, chi non lo è sarà interessato a capire che il perno della professionalità giornalistica è appunto la notiziabilità, che è la capacità di distinguere una notizia da un evento. Nei corsi di giornalismo che io ho anche ottenuto, faccio l'esempio di due persone che fanno a pugni qua fuori. Se due persone fanno a pugni qua fuori, noi siamo incuriositi e li vediamo, perché siamo attratti per motivi di istinto pavloviano alla rissa e alla violenza. Bene. Se però uno di questi due è il sindaco, diventa una notizia. A questo punto il giornalista coglie che c'è una notiziabilità in questo e impara quindi a gestire la trasmissione di questa notizia attraverso la famosa regola delle 5V, why, when, who, eccetera, che probabilmente sapete, e attraverso la gestione di alcuni strumenti del mestiere, quale il titolo, il lead, cioè l'inizio del pezzo, insomma ci sono una serie di regole di scrittura. Bene, quell'elemento è il numero due, professionalità sui criteri di notiziabilità, ma ormai diventa l'unico di un bagaglio professionale che diventa estremamente più vasto, e anzi questo non è neanche un elemento completo. Devo saper gestire i rapporti col back office, tutte cose che il giornalista della carta stampata o della televisione non ha, perché è proiettato esclusivamente sulla parte finale, l'articolo che deve scrivere. Quindi, con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro, soprattutto per chi lo fa magari in condizioni difficili o rischiando la vita per dare una notizia, quindi nessuno vuole assolutamente sminuire il lavoro del cronista, che sa scrivere bene, sa fare un lancio che si capisce, in cui, con tutti i criteri attraverso cui la notizia va data nelle prime 5 righe, insomma i criteri che poi ispirano in particolare la gestione delle notizie da parte delle agenzie, l'agenzia ANSA. Per chi non è giornalista, vi faccio l'esempio di Televideo, vi faccio l'esempio dei siti di informazione, e quel tipo di capacità, che sembra una cosa quasi scontata, è il frutto di una grandissima professionalità, saper dire in 10 righe tutto e saper poi evolvere la notizia. Però per un giornalista pubblico, per il comunicatore del 2014, esiste la necessità di rapporti con il back office nel senso che vi dicevo, quindi capacità di avere delle fonti costantemente attive, ed è una cosa che nasce pure da capacità relazionali. Nei miei corsi sulla comunicazione pubblica io parlo anche del lavoro che si fa davanti alla macchinetta del caffè o in corridoio, che mentre io dico spesso, mentre al caffè tutti si riposano, un comunicatore lavora. Mentre in corridoio tutti fanno chiacchiere, il comunicatore lavora, perché deve avere un metodo attraverso cui deve far circolare una certa informazione e riceverne a sua volta un'altra, perché risponde ad un interlocutore esterno che in quell'amministrazione non entra mai, perché non c'è la cultura del servizio che invece viene insegnata nelle aziende private, dove è evidente che, già che il cliente ha sempre ragione, come dice una delle regole del commercio, nessun venditore, una concessionaria di auto può avere tanti tecnici, ma persino il meccanico sa come deve parlare col cliente, perché se no succede qualcosa di un bruttino per la concessionaria, che il cliente cambia concessionaria. Nel campo pubblico questo non avviene, allora ci vuole qualcuno che abbia la professionalità e la vision, alleato magari con amministratori piuttosto smart e piuttosto aperti, che ragioni in questo modo. La competenza e la specializzazione sui temi, che è fondamentale. Io vi ho elencato 5 o 6 leggi, ma bisogna conoscere tutto quello che si muove nel campo delle direttive e delle circolari, perché sono elementi fondamentali, così come le linee guida sull'usabilità dei siti, ad esempio, o sugli open data. Esistono documenti prodotti anche dal Formez, dall'Agid, da strutture dall'ANAC, che dicono come le cose vanno fatte in base alle delle indicazioni generali. Le competenze di usabilità, che sono cose che pochissimi hanno, che vanno dal linguaggio ai criteri previsti dalla legge per le categorie magari meno favorite, ma che comunque anche per le categorie
che non hanno delle menomazioni e comunque si basa sulla capacità di scrivere notizie chiare in cui ci sia un uso attento dell'ipertesto, per esempio una capacità di arrivare in delle repository di notizie facilmente navigabili. Io poi vi dico che queste cose che vi sto dicendo le potete verificare se chiamate il numero 803001 gratuito da fisso, oppure c'è un numero da cellulare, vi risponderà un funzionario di Linea Amica, voi potrete verificare se i criteri di personalizzazione e presa in carico sono effettivi, così come sui nostri siti potrete verificare se sono rispettati i criteri di usabilità di cui vi sto dicendo. Le nozioni di giornalismo televisivo, perché oramai non esiste più soltanto la carta, in mille occasioni è possibile con strumenti ormai estremamente semplici, vi dico soltanto che una diretta streaming, che è uno strumento fondamentale, costa a livello di produzione dai 500 ai 700 euro e sto parlando comunque dell'acquisto di banda, perché se la banda non ho bisogno neanche di acquistare non costa neanche quello. Quindi diciamo che la diretta streaming è uno strumento fondamentale, è necessario, è una possibilità enorme di rendere fruibile un prodotto, così come, qui non ne parlo, l'utilizzo dei webinar, che sono delle forme di erogazione di formazione che vengono fatte a costo zero, cioè hanno delle regole molto semplici, noi ce le abbiamo naturalmente elencate sui nostri siti, però imparare a fare un webinar vuol dire riuscire ad esempio a tenere tutta l'amministrazione in una sede unica senza che si alzi dalla propria scrivania, senza alcun costo di trasferta e persino di affitto di sala, perché il webinar è un sistema attraverso cui io con una semplice cuffia ascolto una lezione, intervengo, fruisco di materiali e ho naturalmente tutto on demand subito dopo. Tutte queste capacità sono capacità che hanno bisogno di una professionalità specifica. Tornando alla diretta streaming, dietro la diretta streaming c'è ad esempio il rapporto con le strutture che embeddano la mia diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ad esempio sono del comune di Lecce, faccio una diretta streaming su un convegno con l'Ordine degli Architetti. A questo punto magari interessa l'Ordine degli Architetti, magari interessa l'Associazione dei Giovani Architetti Leccesi, ma magari interessa l'assessorato all'urbanistica del Comune della Regione Puglia. Interessa tutte le strutture dei relatori, interviene Sergio Talamo, magari interessa il Formez che lo do in diretta streaming questa cosa. Allora cosa faccio? Devo chiamare il Formez e chiedere di mettere in evidenza il link alla mia diretta. Devo creare una rete di condivisione del mio servizio, per cui alla fine noi abbiamo avuto dei risultati per cui un evento a cui partecipavano 30 persone è stato seguito da 800, con la possibilità di gestire, vedete già questo elenco è vecchio, proprio perché le cose cambiano, questa è una cosa su cui ho lavorato 3 mesi fa, già è vecchio, con la possibilità di gestire in tempo reale il feedback dei vari followers, oppure di coloro che su Twitter intervengono perché stanno vedendo la diretta. Noi abbiamo avuto delle esperienze in cui mentre parlavamo per esempio del modello Abruzzo all'Aquila arrivava un commento dal comune di Oristano, perché per seguire quell'evento si erano riuniti in una sala e ci davano la loro opinione oppure chiedevano chiarimenti su una cosa. Tutto questo è possibile a costo zero in tempo reale. Chi sa queste cose nella pubblica amministrazione? Andate dall'addetto stampa del comune X e chiedetegli se sa queste cose. Pensa che siano delle follie, ma sono l'unico modo per fare una vera comunicazione che è da un lato interna e dall'altro esterna, perché va pure all'utente che col suo computer fruisce di un momento di formazione, potrebbe essere anche questo ad esempio, che senza spostarsi, potendo interloquire, potendo accrescere le sue capacità. E naturalmente in questo caso il logo, il brand di chi ha organizzato l'evento diventa estremamente, acquista un valore aggiunto che non ha prezzo, perché è riuscito a parlare per esempio a 800 persone su tutto il territorio nazionale. E questa esperienza per noi non avviene solo nei momenti in cui la domanda è quasi scontata. Noi gestiamo le selezioni per i concorsi, abbiamo fatto il mega concorso di Napoli, il mega concorso dell'Abruzzo. In quel caso, con la diretta streaming delle prove, tu garantisci la trasparenza, perché tutti vedono quello che stai facendo in tempo reale. Con la gestione della Storify di Twitter, tu intanto metti in archivio i commenti ottenuti da tutti coloro che hanno visto la diretta. Nello stesso tempo un giornalista dà informazione perché una diretta
non sempre racconta bene le cose, soprattutto quando magari non ha un audio. E allora un giornalista ti dice: in questo momento si stanno correggendo i compiti, il presidente della commissione sta chiudendo, e quindi consente una fruizione completamente matura. Allora pensate come in una diretta a costo quasi zero tu fai vedere il concorso anche a chi sta in Canada e c'è suo nipote che lo sta facendo, quindi trasparenza. Dai la possibilità a tutti di intervenire e poi lo Storify resta come uno strumento. Dall'altro lato c'è un giornalista che dà una spiegazione, quindi vedete i criteri di notiziabilità, dà in tempo reale al pubblico le notizie necessarie, e in più puoi anche fare su questo un servizio video delle interviste ai partecipanti o ai commissari o ai responsabili, che danno poi tre giorni dopo sul sito una informazione assolutamente a 360 gradi su un evento come un concorso che in passato era il regno della segretezza. Nessuno sapeva niente di niente, dove si faceva, quali erano le facce delle persone. Adesso invece tutto è possibile fare a costo quasi zero attraverso processi realizzati in-house. Avviamoci a concludere perché non voglio dilungarmi oltre, poi naturalmente vi ripeto, vi lascerò i miei. Quindi torniamo a vedere se il giornalista di TVVDS e di gestione di questa nuova stagione della comunicazione, ripeto, arriva a fare le cose che abbiamo detto, quindi il rapporto con il back office, l'ideazione e la costruzione della notizia, l'obiettivo di offrire strumenti per approfondire e specializzare la conoscenza, i contatti con la stampa, che restano comunque un elemento importante di ogni evento, anche se la stampa oggi è naturalmente dilatata, bisognerebbe fare un lungo discorso su come si parla a un giornale e a come si parla però a un sito, perché naturalmente cambia la dimensione del rullo, perché il rullo del giornale è un giornale che è un rullo che si ferma alle 7 di sera, alle 8 di sera, quando il giornale va in stampa, e io per tanti anni ho raccontato gli orari del giornalista, i suoi tempi, le sue esigenze e anche le sue manie. Il giornalista che da un lato vuole, per dirla in gergo, la pappa pronta, ma dall'altro non glielo devi far capire, il giornalista che vuole degli elementi di notiziabilità eclatanti, che possono essere, non so, i numeri, perché al giornalista i numeri danno un senso di sicurezza, oppure un elemento inedito rispetto alla concorrenza. Insomma, una serie di trucchi del mestiere dell'addetto stampa. Oggi però, se parliamo con un sito, il discorso cambia, perché il sito è un rullo costantemente, non si ferma mai. Quindi di fatto il sito è uno strumento che può addirittura rendere inutile il lavoro di focalizzazione sulla carta stampata, che ormai resta in molti casi protagonista solo delle rassegne stampa e non della vita quotidiana, perché magari un sito, per non parlare dei rapporti che poi vengono costruiti con i social, dove una notizia, nel momento in cui viene proposta con elementi di utilità pubblica notevole, può diventare persino virale, può creare persino una concatenazione di retweet e di commenti e di eventi che addirittura sovrasta, travolge, sostituisce quello che può essere l'obiettivo della comunicazione tradizionale, che poi magari è il trafiletto sul giornale del giorno dopo. Con questi nuovi elementi, che sono appunto la trasparenza e l'accountability, una parola fondamentale della nuova pubblica amministrazione, che è una parola inglese che di fatto unisce il render conto con il dovere della trasparenza, le attività del responsabile comunicazione, del giornalista pubblico, si intrecciano con nuove funzioni che a loro volta partono entrano in un territorio completamente inesplorato quando parliamo di social e di open data. Di questo abbiamo già parlato e quindi facciamo un cenno soltanto. Le sfide quotidiane sono a questo punto raccolte in questo brevissimo decalogo, in cui gli elementi fondamentali sono quelli scritti in eretto, perché tutto il resto può essere in qualche modo riassunto dalla necessità di dare risposta a bisogni reali e di rendere utile ed utilizzabile la trasparenza istituzionale. Quindi, come vedete, quello che era un solo schermo, quello mio del computer, diventa almeno uno schermo a sei facce, con
l'interattività dei social, la comunicazione attraverso il dialogo a due vie con l'utente, il knowledge management attraverso i webinar, le comunità professionali, la promozione, che è quella della gestione tradizionale degli eventi e dei momenti pubblici, e l'informazione, che è il punto di partenza. E alla fine la gestione di piattaforme open, che rende evidente l'importanza non soltanto dell'appeal generale, ma anche dell'utilizzabilità e dell'esportabilità, senza le quali, se un dato non è utile, non è utilizzabile, non è esportabile, di fatto non è un dato, e lo potrete vedere andando a curiosare nelle sezioni amministrazioni trasparente delle singole PA, che magari sono in regola con la legge, ma non sono in regola con un elemento più importante della lettera, che è la ratio della legge, perché in molti casi nella pubblica amministrazione la lettera della legge è l'alibi per eluderne la ratio. Io rispetto una prescrizione e di fatto non mi preoccupo del fatto di ottenere un risultato, perché quello è estremamente più faticoso da raggiungere. Io concludo dicendo che questi discorsi riguardano due campi. Uno è quello della professionalità dei giornalisti che sono dentro la pubblica amministrazione o che vogliono collaborare con la pubblica amministrazione. Se questi giornalisti, questi comunicatori, questi esperti sapranno rendersi indispensabili imparando a fare cose che nessuno sa fare, hanno una possibilità, perché oggi, sebbene la situazione sia veramente drammaticamente bloccata, si comincia ad avvertire la necessità di una pubblica amministrazione che funziona in questa direzione, perché la pubblica amministrazione non è soltanto ranking internazionale, ma anche valore pubblico, capacità di costruire un circuito economico positivo e favorevole, perché si intreccia con questioni, con settori profondamente trainanti dell'economia, come ad esempio può essere il turismo, come può essere l'assistenza agli anziani, come può essere la sanità o tanti altri. È inutile che vi stia a dire cosa significa una comunicazione, ad esempio, di una ASL fatta in un certo modo o in un altro, rispetto alla prevenzione, rispetto ai risparmi, rispetto anche al grado di soddisfazione che l'utente ha rispetto ai servizi sanitari. È inutile che vi stia a dire come sia ingenerosa la semplificazione che viene fatta, per esempio, dai media sulla sanità italiana, quando poi ognuno di noi, se entra in contatto direttamente con una singola struttura, trova molto spesso, insieme ad un certo caos, che è dovuto forse a una domanda eccessiva rispetto alle strutture, trova anche molto spesso professionalità e gentilezza. Però non c'è nessuna comunicazione che rende la prestazione della struttura singola effettivamente capace di bucare il muro del luogo comune, del conformismo negativo attraverso cui noi siamo tutti convinti, ad esempio, che la sanità non funziona solo perché esiste un caso che il giornale veicola, per esempio, di mala sanità, e non esiste invece una comunicazione sugli altri 99 che invece funzionano bene. Questo è il primo campo, la professionalità, però ce n'è anche un altro, che è quello che io chiamo recupero del senso della missione pubblica, della reputazione della pubblica amministrazione verso il cittadino. La settimana scorsa, proprio in queste ore, ero a Palermo ad un dibattito appunto sul nuovo ruolo dei giornalisti nella trasparenza, e pensavo ad una regione in cui tanti pubblici funzionari hanno perso la vita, non per lo stipendio, che era lo stipendio di pubblici funzionari, ma semplicemente per aver voluto realizzare fino in fondo il loro ruolo di poliziotti o di magistrati, o anche di giornalisti, non pubblici funzionari, però al servizio anche in questo caso di un valore. Ecco, io penso che insieme a questi eroi che tutti noi conosciamo esiste un eroismo più banale, che è quello di fare bene il proprio dovere, anche fare la carta d'identità ad uno che ne ha bisogno e che magari non ha tempo di stare troppo tempo, di stare ad aspettare. O l'eroismo di risolvere un problema di un cittadino o di rendere fruibile un servizio. Io sono stato quest'estate al Museo Archeologico di Taranto e ho visto, ad esempio, una capacità, una passione da parte dei funzionari che accompagnavano i pochi cittadini a visitare un posto straordinario come questo museo, che nasceva dalla passione culturale per il recupero di una storia,
che in un altro posto, in un altro qualunque posto in cui la comunicazione fosse una cosa seria, non avrebbe 50 visitatori al giorno, come purtroppo ha il Museo di Taranto, ma ne avrebbe sicuramente 5.000 e 10.000. Voi pensate con quale impatto sull'economia di una regione. Bene, questa è la comunicazione, la propria capacità di ricreare valore economico alla propria amministrazione, ma anche reputazione e credibilità verso il cittadino, che è la cosa che manca. La comunicazione è lo strumento che può realizzare questo elemento. La comunicazione è sempre rappresentazione, questo lo dico perché se no si pensa che c'è pure qualcuno che va ripetendo che la comunicazione è il dovere deontologico di far sapere tutta la verità, solo la verità è sempre la verità. No, quello è la testimonianza al tribunale, un'altra cosa. La comunicazione è una rappresentazione che ognuno di noi fa tutti i giorni della sua vita, anche quando si alza e decide di vestirsi in un modo o in un altro, o di mettere in evidenza una parte bella del suo corpo e di nascondere un'altra meno bella. La comunicazione è sempre una fotografia e non è mai una riproduzione. Persino la diretta streaming è una rappresentazione, qualunque forma. Però è una rappresentazione che nel momento in cui evidenzia l'utilità di ciò che facciamo, nel momento in cui accetta con umiltà di riorientare il proprio servizio in base al feedback ricevuto, diventa un fatto assolutamente decisivo di un'attività che non può più vivere in un castello chiuso dove al pubblico non si deve mai render conto, secondo l'idea napoleonica per cui lo Stato è sovraordinato rispetto al cittadino e rispetto alle periferie, per cui lo Stato è predominante e il cittadino resta suddito. Chi di voi ha studiato giurisprudenza, non so se ha presente la figura dell'interesse legittimo contrapposta al diritto soggettivo. Cioè io studiavo e mi sorprendevo anch'io negli anni Ottanta di questa differenza per cui se io ho un diritto che nasce da un contratto con un privato è un diritto soggettivo alla prestazione. Se ho un contratto con il sistema pubblico ho solo un interesse legittimo che veniva chiamato diritto affievolito, cioè un interesse a che la cosa, a che la prestazione venga resa, ma che comunque si affievolisce rispetto ad una mai ben precisata ragione di Stato. Oggi questo argomento non c'è più. L'accesso civico, il controllo diffuso inseriti dalla 150 del 2009, ad esempio, ribaditi dalla legislazione sulla trasparenza e sull'anticorruzione, dicono il contrario. Il cittadino ha un diritto che diventa addirittura ancora più importante della pretesa necessità alla segretezza da parte del pubblico. Quindi anche l'utilizzazione dei servizi. Stiamo andando verso un'epoca in cui un servizio inutilizzato è uno spreco e quindi un danno che si crea alla collettività. E un servizio inutilizzato non è altro che un servizio non comunicato, oppure un servizio che non tiene conto dei suggerimenti migliorativi che vengono dalla pubblica amministrazione. Quindi questi due elementi, la professionalità che può cambiare e inserirsi in questo mondo e il recupero della missione pubblica e della reputazione del pubblico, sono strettamente legati. Io invito tutti i colleghi di qualunque stato professionale, di qualunque età, ma soprattutto i più giovani che hanno naturalmente più facilità a padroneggiare queste nuove tecnologie, a proporre delle soluzioni che la pubblica amministrazione attualmente non ha nel suo background e a volte nella sua pianta organica, perché nessun assessore illuminato, nessun sindaco, nessun amministratore, nessun presidente potrà più fare a meno di questa possibilità di interlocuzione con l'utente che migliora i servizi, migliorando i servizi migliora la percezione del brand e migliorando la percezione del brand rende quindi vincente la sua performance amministrativa. I miei recapiti sono, a parte l'indirizzo Twitter, stalamo@formez.it, e i miei numeri di telefono sono 06 84 89 32 74 e 329 05 22 483. Sono numeri naturalmente che potete anche chiedere se non li avete segnati a Lucio Lussi. Io naturalmente mi auguro di aver dato un quadro esauriente anche nel poco tempo di questo mondo che si sta muovendo e soprattutto di avervi dato un pizzico di fiducia in più nella necessità e nell'utilità di lavorare con la pubblica amministrazione italiana. Non c'è il fuso dell'audio. Allora, io avevo anche preparato
anche io cerco sempre da giornalista di non appesantire le relazioni. Tenete conto che questi argomenti io adesso li ho trattati in poco più di un'ora, ma sono anche oggetto di corsi che durano 20 ore, 40 ore, 80 ore, quindi la sintesi. Però cerco sempre, per alleggerire ancora di più e lasciare proprio un bel ricordo, che uno si ricorda con simpatia di me, avevo preparato, io ho fatto durante quest'anno anche degli incontri nelle scuole di Roma, che sono stati molto affollati. In queste scuole abbiamo raccontato cos'è la trasparenza, cos'è l'anticorruzione ai ragazzi, chiaramente utilizzando il più possibile uno stile semplice e incisivo, che parla poco di legge e molto di valori. In questa mia lezione ho inserito dei film che riprendono alcuni spezzoni di importanti film italiani che parlano di pubblica amministrazione. In un caso li abbiamo chiamati gli esempi negativi, le cattive pratiche, in cui il cinema italiano ride delle degenerazioni della pubblica amministrazione italiana, però c'è anche la pagina luminosa che anche il cinema ha saputo fotografare, di grandi esempi e di grandi personalità.